Parte sesta. L'ultimo viaggio di Coffee. Capitolo 1. Seduto nella veranda di Georgia Pines con la penna stilografica di mio padre in mano, ho perduto la nozione del tempo ricordando la notte in cui, con Harry e Brutal, feci evadere John Coffee per accompagnarlo da Melinda Moores nel tentativo di salvarle la vita. Ho scritto di come drogammo William Wharton, che si considerava la reincarnazione di Billy the Kid. Ho scritto di come imprigionammo Percy nella camicia di forza e lo chiudemmo nella cella di confino in fondo al Miglio Verde. Ho scritto della nostra strana spedizione notturna, così lacerata dalla paura e vibrante di emozioni, e del miracolo che ne suggellò l'esito. Vedemmo John Coffey salvare una donna non già dal ciglio della sua fossa, ma molto più probabilmente dal fondo stesso della sua tomba. Scrivevo ed era solo molto marginale la mia consapevolezza della vita che mi girava intorno nella sua versione Georgia Pines. Gli anziani si sono intruppati per andare a consumare la cena e da lì per riunirsi al centro ricreativo. Sì, vi è permesso sghignazzare per la loro dose serale di telecomediole. Mi pare di ricordare che la mia amica Hélène sia venuta a portarmi un sandwich e che io l'abbia ringraziata e abbia mangiato il sandwich, ma non saprei a che ora sia accaduto o che cosa ci fosse tra le fette di pane. Troppa parte di me era tornata al 1932, quando ci compravamo i nostri tramezzini dal carrello evangelico di Tut Tut, un nicchielino con il maiale, 10 centesimi con carne di manzo. Ricordo il silenzio diffondersi per i corridoi via via che i relitti che soggiornano in queste dimore si sono apprestati a un'altra notte di sonno superficiale e intermittente. Ho sentito Mikey, forse non il più efficiente ma di certo il più gentile degli inservienti, cantare Red River Valley nella sua bella voce tenorile mentre passava di stanza in stanza a distribuire le medicine serali. Da questa valle dicono che partirai, ci mancheranno i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso dolce. La canzone mi ha fatto pensare di nuovo a Melinda e a quello che aveva detto a John dopo il miracolo. Ti ho sognato che giravi senza meta nel buio e che c'ero anch'io, poi ci siamo trovati. La mezzanotte è sopraggiunta, è passata nella quiete di Georgia Pines e io ancora scrivevo. Sono arrivato al momento in cui Harry ci rammentava che, anche se avessimo riportato John nella sua cella senza essere scoperti, dovevamo ancora affrontare il problema di Percy. «La sera non sarà finita finché non avremo regolato i conti con lui», aveva detto all'incirca. È qui che le molte ore passate curvo sulla penna di mio padre si sono fatte finalmente sentire. L'ho posata, convinto di farlo per pochi secondi per sgranchirmi le dita intorpidite, poi ho appoggiato la fronte al braccio e ho chiuso gli occhi per riposarli. Quando li ho riaperti e ho sollevato la testa, dalle vetrate mi inondava di luce il sole del mattino. Ho controllato l'orologio e ho visto che erano le 8 passate. Avevo dormito per qualcosa come 6 ore con la testa sulle braccia come un vecchio ubriaco. Mi sono alzato tutto indolenzito a cercare di restituire un po' di elasticità alla schiena. Ho valutato se scendere in cucina a prendere un toast e uscire per la mia passeggiata del mattino, poi ho posato lo sguardo sui fogli di carta scribacchiata che avevo seminato sul tavolo. Lì per lì ho deciso di rimandare la passeggiata. Avevo un compito da svolgere, sì, ma poteva aspettare e per una volta avevo poca voglia di giocare a nascondino con Brad Dolan. Invece di camminare avrei finito la mia storia. Alle volte è meglio darci dentro, senza ascoltare le proteste del corpo e della mente. Alle volte è l'unico modo per arrivare in fondo. È il ricordo più vivo che ho di quella mattina e quanto desideravo liberarmi del fantasma di John Coffey. E va bene, mi son detto, ancora un miglio, ma poi... Sono andato ai servizi in fondo al corridoio del primo piano. Mentre urinavo mi è capitato di alzare gli occhi al rilevatore di fumo applicato al soffitto. Così mi è venuto da pensare a Hélène e allo stratagemma con cui il giorno prima aveva distratto Dolan per consentirmi di uscire per la mia passeggiata e la mia piccola commissione. Ho finito di fare pipì con un sorriso sulle labbra. Sono tornato in veranda in condizioni di spirito molto migliori e anche molto più tranquillo nelle regioni perineali. Qualcuno, senza dubbio Hélène, aveva lasciato vicino alle mie pagine una teiera. Mi sono avventato a bere con avidità prima una tazza e poi una seconda, prima ancora di essermi seduto. Poi ho ripreso il mio posto, ho svitato il cappuccio della penna stilografica e ho ripreso a scrivere. Mi stavo calando per intero nel mio racconto, quando su di me si è allungata un'ombra. Ho alzato lo sguardo e mi è venuto un groppo alla bocca dello stomaco. Era Dolan, fermo tra me e le vetrate.
sorrideva senza simpatia. «Non ti ho visto uscire per la tua passeggiatina, Polly», mi ha apostrofato. «Così ho pensato di venire su a vedere che cosa stavi combinando, sai, tanto per assicurarmi che non ti sei ammalato, che so io». «Ti sono grato del tuo buon cuore», ho risposto. La mia voce funzionava bene per il momento, ma il cuore mi batteva forte. Avevo paura di lui e dubito che quella realtà mi venisse rivelata solo in quel momento. Mi ricordava Percy Wetmore e non avevo mai avuto paura di Percy. Ma quando avevo conosciuto lui, ero ancora giovane. Il sorriso di Brad si è intensificato, senza per questo migliorare. «Mi dicono che sei stato su tutta notte, Polly, a scrivere il tuo piccolo rapporto. Male. Male. I vecchietti come te hanno bisogno del loro riposo». «Percy», ho cominciato io, poi ho visto una ruga di perplessità oscurare il suo sorriso e mi sono accorto dell'errore. «Brad, che cos'hai contro di me?» Ha avuto un momento di incertezza, forse perché l'ho colto alla sprovvista. Poi il sorriso è riapparso. «Può darsi che semplicemente non mi piaccia la tua faccia, vecchio. Comunque, che vai scrivendo? Il tuo testicolamento?» È venuto avanti, allungando il collo. Io ho schiaffato velocemente la mano sulla pagina che stavo scrivendo. Con l'altra ho cominciato a rastrellare in tutta fretta i fogli sparsi, stropicciandone qualcuno per la furia di infilarmeli sotto il braccio e metterli al sicuro. «Ehi!» mi ha schernito lui come rivolgendosi a un bambino piccolo. «Non va bene, tesoruccio, non va affatto bene. Se Brad vuole vedere, Brad vede, ed è meglio che te lo ficchi ben bene in quella vecchia zucca». La sua mano, giovane e pericolosamente forte, mi si è chiusa sul polso e ha cominciato a stringere. Il dolore mi si è affondato nella mano come zanne, strappandomi un gemito. «Lasciami andare», sono riuscito a biascicare. «Quando mi avrei fatto vedere?» mi ha risposto e non sorrideva più, ma l'espressione del suo viso era gioiosa, era l'espressione compiaciuta che riscontri solo sul volto di chi prova gusto nella cattiveria. «Fammi vedere, Polly, voglio sapere che cosa scrivi». La mia mano ha cominciato a scivolare sulla pagina, dal nostro viaggio di ritorno con John nel sottopassaggio. «Voglio sapere se c'entra qualcosa con quello che vai a...» «Lasci andare quell'uomo!» È stato come un aspro schiocco di frusta in una giornata di secca calura, e a giudicare dal balzo che ha compiuto Brad Dolan, avresti pensato che le sue natiche ne fossero state il bersaglio. Mi ha abbandonato la mano, che è ricaduta sulle mie pagine, e tutti e due ci siamo girati a guardare verso la porta. Lì c'era Elaine Connelly, fiorente e tonica come non le accadeva da giorni. I jeans che indossava le mettevano in risalto la curva snella dei fianchi e le gambe lunghe. Si era stretta un nastro azzurro nei capelli. Tra le mani artritiche reggeva un vassoio, succo di frutta, un uovo strapazzato, pane tostato e altro tè. Le ardevano gli occhi. «Che cosa crede di fare? Non può mangiare quassù!» «Non solo può benissimo mangiare qui, ma è esattamente quello che farà», ha replicato lei nello stesso tono asciutto di comando. Non gliel'avevo mai udito prima, ma in quel momento gliene ero immensamente grato. Ho cercato un'ombra di paura nei suoi occhi e non ne ho trovato nemmeno un bruscolo. C'era solo furore. «Quello che farà lei invece è uscire da qui prima che il fastidio provocato dalla sua presenza passi dal livello di scarafaggio a quello di qualche parassita un po' più grosso. Rattus americanus, per esempio». Lui ha fatto un passo nella sua direzione, insieme titubante e furibondo. A me sembrava una combinazione pericolosa, ma Elaine non ha battuto ciglio guardandolo avvicinarsi. «Scommetto che so chi è che ha fatto partire quel dannato allarme antincendio. Chissà che non sia stata una certa vecchia megera con un paio di artigli al posto delle mani. E adesso fuori di qui, io e Polly non abbiamo ancora finito la nostra chiacchierata». «Si chiama signor Edgecombe. E se la sorprendo di nuovo a chiamarlo Polly, credo di poterle promettere che i suoi giorni di impiegato qui a Georgia Pines finiranno al più presto, signor Dolan». «Ma chi si crede di essere?» ha esclamato lui. Ora cercava di intimorirla incombendo su di lei con tutta la sua statura, mentre tentava di ridere senza riuscirci. «Credo?
di essere la nonna dell'uomo che riveste attualmente la carica di presidente alla Camera dei rappresentanti della Georgia. Un uomo che tiene in grande conto i suoi parenti, signor Dolan, specialmente i suoi parenti anziani. Il sorriso forzato si è sgranato sulla faccia di Dolan come una scritta in gesso al passare di una spugnetta umida sulla lavagna. Ho registrato incertezza, il dubbio che quella di Hélène fosse millanteria, il timore che non lo fosse e il raggiungimento di una conclusione abbastanza logica. Sarebbe stato più che facile per lui controllare. Lei doveva saperlo. Di conseguenza, diceva la verità. Così mi è scappato da ridere all'improvviso e per quanto rugginosi suonassero i miei versi, era giusto farlo. Mi sono ricordato in quel momento tutte le volte che Percy Wetmore ci aveva minacciato con le sue conoscenze, in quei brutti giorni di cui andavo raccontando. Ora, per la prima volta nella mia lunga, lunga vita, quella minaccia veniva riesumata, ma in mia difesa. Brad Dolan mi ha lanciato un'occhiata torva prima di tornare a fissare Len. Dico sul serio, avevo pensato di non prendere provvedimenti contro di lei, sono vecchia e inclini a lasciar correre, ma se vengono minacciati e maltrattati i miei amici, allora non lascio correre un bel niente, e ora fuori di qui e senza fiatare. Ho visto le labbra di Dolan muoversi come quelle di un pesce. Ah, quanta voglia lo scuoteva di ringhiare ancora una parola. Forse quella che fa rima con noia, ma non l'ha fatto. Ha rivolto un'ultima occhiata a me, poi le è passato accanto ed è uscito in corridoio. Io ho liberato un lungo sospiro roco mentre Hélène posava il vassoio sul tavolo e mi si sedeva davanti. Davvero tuo nipote è presidente alla Camera? Sì. Allora che ci fai qui? Essere presidente di un'istituzione parlamentare gli dà l'autorità per mettere al suo posto un insetto come Brad Dolan, ma non lo rende ricco. E poi qui sto bene, mi piace la compagnia. Lo prenderò come un complimento, ho ribattuto ed ero sincero. Paul, stai bene? Sembri molto stanco. Si è allungata per scoprirmi le sopracciglia e la fronte da una ciocca di capelli. Le sue dita erano deformate, ma il suo tocco era fresco e squisito. Io ho chiuso gli occhi per un momento. Quando li ho riaperti, avevo preso una decisione. Sto bene e ho quasi finito. Hélène, vorresti leggere qualcosa? Le ho offerto le pagine che avevo radunato alla rinfusa. Probabilmente non erano più nell'ordine giusto. Dolan mi aveva veramente terrorizzato. Ma erano numerate e non avrebbe impiegato molto a risistemarle. Mi ha fissato con un'espressione pensosa, senza prendere le pagine che gli offrivo. Non ancora, almeno. Hai finito? Ti ci vorrà fino al pomeriggio per leggere tutto questo, se riesci a capirci qualcosa, si intende. Allora ha preso le mie pagine e le ha guardate. Hai una scrittura molto chiara, anche quando hai la mano stanca. Leggerò senza difficoltà. Quando tu avrai finito di leggere, io avrò finito di scrivere. Il resto lo farai fuori in una mezz'oretta. Poi, se ancora ne avrai voglia, mi piacerebbe mostrarti una cosa. Ha a che vedere con le passeggiate che fai quasi tutti i giorni di mattina e di pomeriggio? Ho risposto affermativamente con un cenno del capo. Lei ha riflettuto per un po' in silenzio e a me è sembrato che passasse un'eternità prima che annuisse e si alzasse con le mie pagine. Uscirò sul retro. Stamane c'è un sole molto bello. E il drago è stato sconfitto, questa volta dall'intrepida Amazzone. Mi ha sorriso e si è chinata per baciarmi il sopracciglio in quel punto sensibile che mi dà sempre i brividi. Così, speriamo. Ma so per esperienza che i draghi come Brad Dolan non si lasciano sbaragliare tanto facilmente. Buona fortuna, Paul. Spero che tu riuscirai a sconfiggere quel qualcosa che non so e che ti sta avvelenando l'anima. Lo spero anch'io. Ho risposto e ho pensato a John Coffey. Ho cercato di rimediare, aveva detto John. Ci ho provato, ma era troppo tardi. Ho mangiato l'uovo che mi aveva portato, ho bevuto il succo di frutta e ho messo da parte il pane tostato. Poi ho impugnato la penna e ho ripreso a scrivere. Per quella che speravo fosse l'ultima volta. Un ultimo miglio. Verde. Capitolo 2. Quella notte, quando riportammo John al blocco E, la lettiga fu una necessità e non un lusso.
Dubito molto che avrebbe potuto percorrere il sottopassaggio sulle proprie gambe. Per camminare curvi ci vuole più energia che per camminare eretti, e quel soffitto era dannatamente basso per uno come John Coffey. Non mi andava il pensiero di vedermelo crollare là sotto. Come avremmo potuto giustificarlo, oltre alle spiegazioni che avremmo dovuto inventarci per aver fatto indossare a Percy lo smoking dei matti e averlo chiuso in cella di isolamento? Ma grazie a Dio avevamo la lettiga, e su di essa spingemmo John Coffey come una balena spiaggiata fino ai gradini del magazzino. Giunti là, ne scese, barcollò, quindi rimane fermo dov'era con la testa abbassata a respirare rumorosamente. La sua pelle africana era talmente grigia che sembrava si fosse rotolato nella farina. Pronosticai che per mezzogiorno sarebbe stato ricoverato in infermeria, sempre che per quell'ora non fosse stato già morto e defunto. Brutal mi rivolse uno sguardo cupo di disperazione. Io lo ricambiai. «Non possiamo portarlo su, ma possiamo aiutarlo. Tu sotto il braccio destro, io sotto quello sinistro». «E io?» chiese Harry. «Seguici. Se ti sembra che stia per cascare all'indietro, dagli uno spintone. E se non funziona così, accovacciati dove ti sembra che stia per cadere e attutisci il colpo», aggiunse Brutal. «Bontà divina! Brut, spassoso come sei, non capisco perché non ti dedichi alla rivista». «In effetti sono alquanto spiritoso», ammise Brutal. Alla fine riuscimmo a far salire le scale a John. La mia preoccupazione maggiore era che svenisse, ma ci andò bene. «Passami davanti e controlla che in magazzino non ci sia nessuno», gracchiai a Harry. «Che devo dire se ci trovo qualcuno?» ribatté Harry, infilandomisi sotto il braccio. «Scusi tanto, ripasso più tardi?» «Vedrai che hai un futuro anche tu», ironizzò Brutal. Harry aprì uno spiraglio e mise la testa dall'altra parte. A me parve che rimanesse così per un tempo interminabile. Finalmente si ritrasse. Sembrava quasi allegro. «Via libera, è tutto tranquillo. Speriamo che resti così», commentò Brutal. «Coraggio, John Coffey, siamo quasi a casa». Riuscì ad attraversare il capannone con le proprie forze, ma dovemmo assisterlo sui 3 gradini che salivano al mio ufficio e quindi spingerlo praticamente attraverso la porticina. Quando si rialzò in piedi, rantolava e gli occhi gli erano diventati vitrei. Con sincero orrore notai in quel momento che il lato destro della bocca gli si era piegato all'ingiù ed era la stessa piega delle labbra che aveva Melinda quando eravamo entrati nella sua camera e l'avevamo vista puntellata dai guanciali. Dean ci udì arrivare e lasciò il tavolo per venirci incontro in fondo al miglio verde. «Il cielo sia lodato, credevo che non sareste tornati mai più. Ero mezzo convinto che vi avessero presi o che il direttore vi avesse arrestati o...» si interruppe, guardando John solo allora per la prima volta. «Diavolo, ma che cos'ha? Sembra in punto di morte». «No, che non è in punto di morte, vero John?» chiese Brutal, lanciando con gli occhi un avvertimento a Dean. «Certo che no, non pensavo veramente che sta morendo». Dean fece una risatina nervosa. «Però, caspita!» «Lascia stare», intervenni. «Aiutaci a riportarlo nella sua cella». Eravamo di nuovo colline intorno a una montagna, ma ora era una montagna che aveva subito milioni di anni di erosione, una montagna consunta e triste. John Coffey si muoveva con lentezza, respirando come un vecchio che ha fumato troppo per tutta la vita, ma almeno si muoveva. «Com'è andata con Percy? Ha piantato una grana?» «Ha protestato un po' all'inizio, cercando di urlare attraverso il nastro adesivo. Imprecazioni, credo». «Pietà! Meno male che le nostre delicate orecchie erano altrove». «Poi si è messo a tirare calci alla porta, uno ogni tanto». Felice com'era di rivederci, Dean balbettava un po'. Gli scivolarono gli occhiali sulla punta del naso, che luccicava di sudore, e li spinse all'indietro. Oltrepassammo la cella di Wharton. Il giovane poco di buono era riverso sulla schiena a russare come una tuba, e questa volta aveva gli occhi chiusi. Dean mi vide guardare e rise. «Lui è stato un angioletto, non si è più mosso da quando si è sdraiato, sprofondato in qualche altro mondo, e confesso che non mi dispiaceva affatto che Percy menasse qualche calcio alla porta, anzi ero contento. Non lo avessi più sentito, avrei cominciato a temere che fosse morto soffocato dal bavaglio che gli è schiaffato sulla bocca, ma il bello non è questo, sai qual è il bello? Che è stato tutto tranquillo come la mattina del giorno delle ceneri giù a New Orleans, non è passato nessuno per tutta la notte».
pronunciò queste ultime parole in un gioioso tono di trionfo. «Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta!» Solo allora ripensò al motivo che ci aveva spinto a quell'iniziativa sventata e ci chiese di Melinda. «Sta bene», gli dissi. Avevamo raggiunto la cella di John. Stavo cominciando a prendere coscienza delle ultime parole di Dean. «Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta!» «È stato come... come il topo?» domandò Dean. Rivolse una rapida occhiata alla cella vuota dove Delacroix aveva soggiornato con il signor Jingles, poi guardò verso la cella d'isolamento, quella che per quanto ne sapevamo era il luogo d'origine del topo. Abbassò la voce, come si fa entrando in una cattedrale dove sembra sussurrare anche il silenzio. «È stato un... dannazione, lo sapete anche voi, è stato un miracolo?» Ci scambiamo un'occhiata, trovando l'uno nell'altro conferma di ciò che già sapevamo. «La tirata fuori di peso dalla tomba, ecco che cosa ha fatto», dichiarò Harry. «Sì, signori, che è stato un miracolo!» Brutal aprì le due serrature della cella e spinse dolcemente John all'interno. «Vai, ragazzone, riposati che te lo meriti. Noi andiamo a sistemare Percy.» «È un uomo cattivo», mormorò meccanicamente John. «Su questo hai ragione, peggio di un fattucchiere», convenne Brutal nel suo tono più benevolo. «Ma tu non devi preoccuparti di lui, perché non gli permetteremo di venirti vicino. Mettiti buono su quella branda e io ti faccio portare un bel caffè, forte e caldo. Ti rimetterà a nuovo.» John si sedette pesantemente sulla branda. Pensai che cascasse all'indietro e si girasse con la faccia al muro come faceva di solito, invece rimase seduto. Con le dita delle mani mollemente intrecciate fra le ginocchia, la testa abbassata, respirando forte dalla bocca aperta. La medaglietta di San Cristoforo gli era scivolata fuori dalla camicia e dondolava nel vuoto. «Ti proteggerà», gli aveva detto Melinda, ma John Coffey sembrava aver oltrepassato ogni possibilità di protezione. Pareva piuttosto che avesse preso il posto di Melinda sul ciglio della tomba a cui aveva alluso Harry. Ma non era il momento di pensare a John Coffey. Mi rivolse agli altri. «Dean, prendi la pistola e il bastone di Percy.» «Subito!» Andò alla scrivania, aprì con la chiave il cassetto dove aveva riposto pistola e sfollagente e tornò da noi. «Pronti?» chiesi. I miei uomini annuirono, i miei bravi ragazzi, e mai come quella notte mi sentii tanto fiero di loro. Harry e Dean erano nervosi, Brutal una roccia come sempre. «Va bene, lasciate parlare me. Meno ci mettete lingua voi, più probabilità abbiamo di risolvere la questione alla svelta. In un modo o nell'altro. D'accordo?» Annuirono di nuovo. Io trassi un bel respiro e partii per il miglio verde in direzione della cella di confino. Quando accendemmo la luce, ci guardò socchiudendo gli occhi. Era seduto per terra a spingere la lingua contro il nastro che gli avevo incollato alle labbra. La parte che gli avevo fatto girare dietro la nuca si era staccata, probabilmente con l'aiuto del sudore e della brillantina che aveva nei capelli, e ora si era messo d'impegno per liberarsi anche dell'ultimo tratto. Un'ora ancora e avrebbe preso a invocare aiuto a pieni polmoni. Quando entrammo si spinse all'indietro con i piedi per qualche spanna di pavimento, ma poi rinunciò, senza dubbio per essersi reso conto che non aveva da strisciare che fino alla parete di fondo. Presi dalle mani di Dean la pistola e il manganello e glieli mostrai. «Li vuoi indietro?» Mi fissò con diffidenza, poi fece segno di sì. «Brutal, Harry, mettetelo in piedi», ordinai io. I miei compagni lo issarono prendendolo da sotto le ascelle della camicia di forza. Io mi piazzai davanti a lui sfiorandolo quasi con il naso. Mi investì l'odore acre del sudore di cui era intriso. In parte era dovuto agli sforzi per liberarsi dalla casacca e ai calci che aveva tirato alla porta, secondo quanto riferitoci da Dean, ma io pensai che fosse soprattutto il sintomo della più esplicita e semplice delle paure, quella di ciò che avremmo potuto fargli al nostro ritorno. «Me la caverò, non sono assassini», doveva aver pensato. E subito dopo, chissà, ricordando Old Sparky, poteva aver riflettuto che invece lo eravamo. Io ne ho giustiziati 77, più di quanti ne abbiano singolarmente uccisi quelli a cui ho stretto la cinghia sulla sedia, più di quanti siano stati accreditati al sergente York nella Prima Guerra Mondiale. Uccidere Percy non sarebbe stato logico, ma noi ci eravamo già comportati senza logica, si sarebbe detto seduto con le braccia legate dietro la schiena, a lavorare di lingua per staccarsi il nastro dalle labbra. E poi
Poi difficilmente la logica ha molta influenza sui pensieri di una persona seduta sul pavimento di un locale con le pareti imbottite, più imbozzolata di quanto riesca a fare un ragno con una mosca. Vale a dire che in quel momento doveva essere al massimo di soggezione a cui avrei mai potuto sperare di costringerlo. Ti tolgo il nastro dalla bocca se mi prometti di non metterti a sbraitare. Voglio scambiare due parole con te e non ingaggiare una gara di schiamazzi. Allora? Starai buono? Vidi il sollievo apparire nei suoi occhi nel riflettere che se volevo parlare, aveva buone probabilità di uscire illeso da quella situazione. Annuì. Se fai tanto di provarci, ti tappo di nuovo la bocca. Questo lo capisci, vero? Un altro cenno affermativo, questa volta spazientito. Io afferrai in estremità del nastro che gli si era staccato da dietro la testa e diedi uno strattone violento. Il rumore dello strappo fece trasalire Brutal. Percy guaì per il dolore e cominciò a tamponarsi le labbra con la lingua. «Toglimi di dosso questa giacca per matti, biecolone!» ragliò. «Tra un attimo!» «Ora! Subito! Ora me la devi...» gli mollai uno schiaffo. La mia mano partì prima che me ne accorgessi, ma naturalmente sapevo che si sarebbe potuto arrivare a quello. Già ai tempi della mia prima chiacchierata su Percy con Moors, quando il direttore mi aveva consigliato di far partecipare Percy all'esecuzione di Delacroix, già allora sapevo che sarebbe potuto succedere. La mano di un uomo è come un animale addomesticato solo per metà. Fa la brava quasi sempre, ma di tanto in tanto scappa e morde la prima cosa che vede. Il suono fu uno schiocco secco come lo spezzarsi di un ramo. Dean soffocò un'esclamazione. Percy mi fissò esterrefatto, con gli occhi così protesi che sembrava dovessero cascargli fuori dalle orbite. La sua bocca si aprì e richiuse come la bocca di un pesce dietro il vetro di un acquario. «Sta zitto e ascolta me. Meritavi di essere punito per quello che hai fatto a Del e ti abbiamo dato il castigo che ti era dovuto. Questo era l'unico modo in cui potevamo farlo. L'unico a non essere d'accordo è stato Dean. Ma terrà la bocca chiusa perché avrebbe davvero da rimpiangerlo se non lo facesse, vero Dean?» «Sì», mormorò lui. Era bianco come un cencio. «Credo di sì». «Quanto a te, invece, ti faremo rimpiangere persino di essere nato. Faremo in modo che sia di dominio pubblico come hai sabotato l'esecuzione di Delacroix». «Sabotato?» «E come per poco non hai lasciato che Dean finisse ammazzato. Abbiamo abbastanza da raccontare su di te da farti perdere praticamente tutti i lavori che tuo zio dovesse trovarti». Percy scuoteva la testa con energia. Quello non lo credeva, forse non gli era proprio possibile. I segni delle mie cinque dita spiccavano nel pallore della sua guancia come l'insegna di una chiromante. «E per buona misura ci aggiungeremo un pestaggio da lasciarti a un palmo dall'aldilà. Non sarà necessario che ci sporchiamo le mani, anche noi conosciamo certe persone, Percy. O sei così scemo da non rendertene conto? Non è gente che sta su alla capitale dello Stato, ma è lo stesso gente che sa come legiferare su certe questioni. È gente che ha amici qui dentro, gente che ha fratelli qui dentro, gente che ha genitori qui dentro, gente ben contenta di amputare il naso l'uccello una merda come te. Lo farebbero volentieri se certi loro parenti che vivono qui dentro avessero in cambio 2 o 3 ore in più alla settimana fuori in cortile». Percy aveva smesso di scuotere la testa. Ora mi fissava e basta. Aveva le lacrime agli occhi, che però non gli scivolarono sulle guance. Credo che fossero lacrime di furore o frustrazione, ma forse lo pensavo solo perché lo speravo. «Detto questo, guardiamola un po' dal lato buono, Percy. Ti bruciano un po' le labbra per via del nastro che ti ho strappato, immagino. Ma per il resto il solo infortunio è quello che ha subito il tuo amor proprio. E non occorre che questo lo venga a sapere nessun altro oltre le persone presenti in questo momento. Né noi lo andremo mai a raccontare in giro, vero ragazzi?» Scossero tutti la testa. «Certo che no. I panni sporchi del miglio verde si lavano al miglio verde, è sempre stato così. Tu te ne andrai al Briar Ridge e noi ti lasceremo in pace fino a quel giorno. Ti va bene così, Percy? O vuoi mettercela giù dura?» Ci fu un lungo, lungo silenzio meditativo. E quasi mi pareva di vedere le rotelle del suo cervello girare via via che valutava e scartava varie ipotesi di replica.
Alla fine credo che i suoi molti calcoli cedettero a una verità più elementare. Gli avevamo tolto il bavaglio, ma indossava ancora la camicia di forza e probabilmente aveva un feroce bisogno di pisciare. D'accordo. Consideriamo la faccenda chiusa. E adesso tiratemi fuori da questo coso, mi sento le spalle. Brutal mi passò davanti con una spallata e afferrò Percy, affondandogli 4 dita nella guancia destra e il pollice in quella di sinistra. Tra un attimo, dopo che avrai ascoltato me. Qui Paul è il gran capo, perciò certe volte deve parlare elegante. Cercai di ricordare che cosa di elegante potessi aver detto a Percy e non trovai molto. Ritenni comunque opportuno tenere la bocca chiusa perché Percy mi sembrava terrorizzato al punto giusto e non volevo guastare l'effetto. Non sempre la gente capisce che essere eleganti non significa essere morbidi ed è qui che entro io. A me non frega niente di essere elegante, io dico pane al pane e vino al vino. Dunque sturati le orecchie. Se tu ti rimangi la tua promessa, è quasi certo che a noi ci spaccano il culo. Però poi veniamo a cercarti, e dovessimo farcela a piedi fino in Russia, sta tranquillo che ti scoviamo, e allora siamo noi che spacchiamo te, e non solo nel culo, ma in tutti i buchi che hai. Ti spacchiamo tutto quello che c'è da spaccare fino a farti desiderare di essere morto, e poi ti versiamo aceto in tutti i posti dove sanguini. Hai capito? Percy annuì, con le dita di Brutal che gli schiacciavano i lati della faccia. Somigliava incredibilmente a Tut-Tut. Brutal lo lasciò andare e indietreggiò. Io rivolsi un cenno a Harry, che si portò alle spalle di Percy e cominciò a slacciarlo. Tienilo a mente, Percy. Tienilo a mente e ricorda che l'acqua passata non macina più, aggiunse Harry. Era stato tutto a regola d'arte. 3 omaccioni in divisa blu che incutevano terrore al solo guardarli, e tuttavia io mi sentii invadere ad una triste rassegnazione. Avrebbe tenuto la bocca chiusa per un giorno o una settimana, continuando a calcolare i pro e i contro di svariate azioni di rappresaglia, ma prima o poi i 2 elementi sarebbero venuti necessariamente in contatto. La fiducia nelle sue conoscenze altolocate e l'incapacità di incassare una situazione che lo aveva visto nei panni del perdente. Allora avrebbe vuotato il sacco. Avevamo anche contribuito a salvare la vita a Melly Murse portandole John, e su questo non avrei mai avuto rimpianti. Nemmeno per tutto il tè della Cina, come si soleva dire a quei tempi, ma alla fine saremmo stati messi al tappeto. E l'arbitro avrebbe contato oltre il 10. Salvo uccidendolo, non c'era modo di costringere Percy a rispettare il patto stipulato con noi. Non dopo che si fosse sottratto alla nostra influenza diretta e avesse cominciato a ritrovare quella cosa che aveva al posto del fegato. Rivolsi un'occhiatina furtiva Brutal e vidi che ne era cosciente anche lui. Non mi sorprese, non aveva lesinato in materia grigia la signora Howell né mettere il mondo al piccolo Brutus. Mi rispose con un'alzatina di spalle, un movimento di non più di un paio di centimetri, ma tanto mi fu sufficiente. E allora, diceva quel gesto, che alternativa abbiamo, Paul? Abbiamo fatto quello che dovevamo e l'abbiamo fatto come meglio potevamo. Sì, né c'era da recriminare sull'esito ottenuto. Harry sciolse l'ultima cinghia della camicia di forza, alternando smorfie di disgusto a smorfie di rabbia. Percy se ne sbarazzò lasciandosela cadere ai piedi. Evitava di guardarci, sfuggiva volontariamente ai nostri occhi. Datemi la mia pistola e il mio bastone, pretese. Glieli porsi. Si infilò l'arma nella fondina e il manganello nella guaina speciale. Percy, se ci pensi. Oh, ne ho la più ferma intenzione, ribatté lui subito già diretto alla porta. Ho intenzione di pensarci molto molto bene, a cominciare da subito. Mentre me ne vado a casa. Uno di voi può timbrare il mio cartellino alla fine del turno. Arrivato alla porta, si girò a rivolgerci uno sguardo di disprezzo, in cui si mescolavano stizza e imbarazzo. Una combinazione perniciosa per il segreto che eravamo tanto ingenui da sperare di poter conservare. A meno che non vogliate spiegare voi perché me ne sono andato in anticipo, naturalmente. Uscì e si incamminò per il miglio verde. Troppo agitato in quel momento per ricordarsi perché quel corridoio centrale fosse così largo. Era già accaduto una volta vittima di quella svista e l'aveva scampata. Non sarebbe stato di nuovo così.
Io lo seguii fuori dalla cella, mentre mi sforzavo di trovare la maniera di calmarlo. Non volevo che lasciasse il blocco E in quello stato, tutto sudato e scarmigliato, con l'impronta rossa della mia mano ancora sulla guancia. Gli altri tre mi vennero dietro. Ciò che avvenne allora fu questione di pochi momenti. Tutto finito in non più di un minuto, forse meno. Non di meno me lo ricordo benissimo ancora oggi, soprattutto, credo, per aver raccontato a Janis ogni cosa appena rincasato ed essermi così impressa la scena nella memoria. Gli avvenimenti successivi, l'incontro all'alba con Curtis Anderson, l'inchiesta, la conferenza stampa organizzataci da Al Moore, naturalmente era tornato anche lui, e la conseguente commissione appositamente istituita alla capitale dello Stato, tutto questo mi si è appannato nel ricordo insieme con tante altre vicende, con il passare degli anni. Ma quanto a ciò che avvenne in quel momento lungo il miglio verde, oh, lo ricordo alla perfezione. Percy camminava sul lato destro del miglio con la testa abbassata e a suo discapito devo ammettere che nessun detenuto normale avrebbe potuto raggiungerlo. Ma John Coffey non era un detenuto normale. John Coffey era un gigante, con un allungo da gigante. Vidi le sue lunghe braccia scure sbucare dalle sbarre e gridai: «Attento, Percy! Attento!» Percy fece per girarsi, abbassando la mano sull'impugnatura dello sfollagente. In quell'istante fu ghermito e tirato con violenza contro le sbarre della cella di Coffey, nelle quali schiantò il lato destro della faccia. Grugnì e si voltò verso Coffey, levando il manganello. John offriva certamente un bersaglio facile, con la faccia spinta con tanta forza nello spazio tra due delle sbarre centrali, da dare l'impressione che stesse cercando di far passare attraverso la testa intera. Sarebbe stato impossibile, naturalmente, ma così sembrava. Annaspò con la destra, trovò la nuca di Percy, vi si avvinghiò e tirò la sua testa verso di sé. Percy calò il manganello tra le sbarre colpendolo alla tempia. Sprizzò sangue, ma John non reagì. Premette la bocca su quella di Percy. Udì un sibilo come un colpo di vento, un suono di esalazione, come di un respiro trattenuto a lungo. Percy si dibatté come un pesce all'amo, cercando inutilmente di staccarsi, ma John lo teneva schiacciato dietro la nuca con la mano destra, inchiodato alle sbarre. Le loro facce erano tutt'uno, come fuse insieme, come i volti di certi innamorati che ho visto baciarsi con passione attraverso le sbarre. Percy gridò, producendo un suono soffocato, come quando tentava di farlo con il nastro adesivo sulla bocca, e cercò di nuovo di tirarsi indietro. Per un istante le loro labbra si separarono, io scorsi il flusso nero e turbinoso che da John Coffey si rovesciava dentro Percy Wetmore. Quanto non gli penetrava nel corpo della bocca tremante, gli si insinuava nelle narici. Poi la mano dietro la nuca fece pressione e Percy fu di nuovo schiacciato contro la bocca di John, si potrebbe dire impalato. La mano sinistra di Percy si aprì di scatto, il suo adorato manganello cadde sul linoleum verde. Non lo avrebbe mai raccolto. Tentai di lanciarmi, probabilmente lo feci, ma pareva persino a me stesso che i miei movimenti fossero quelli di un vecchio, impacciati da attriti e inerzia. Annaspai per impugnare la pistola, ma il calcio di legno di noce era ancora trattenuto dalla linguetta della fondina e non riuscii a estrarla. Sentivo il pavimento tremare sotto i piedi, come nella camera da letto della sobria casetta di Melinda. Non potrei giurarci, ma so per certo che una delle lampadine del soffitto si infranse in una cascata di frammenti di vetro, strappando un grido di sorpresa a Harry. Finalmente riuscii a far saltare via la linguetta sopra il calcio della mia 38, ma prima di poterla sfilare dalla fondina, John aveva spinto Percy nel corridoio e retrocedeva nella sua cella. Si passava la mano sulla bocca atteggiata a una smorfia di disgusto, come per un saporaccio. «Che cosa ha fatto?» proruppe Brutal. «Che cosa ha fatto, Paul?» «Quello che ha tirato fuori da Melly. Ora lo ha dato a Percy», risposi. Percy era fermo contro le sbarre della cella che era stata di Delacroix. Aveva gli occhi dilatati e vacui, due grandi zero. Mi avvicinai a lui con prudenza, aspettando che da un momento all'altro cominciasse a scuotersi di conati e tossire come aveva fatto John dopo il suo intervento su Melinda. Invece non accadeva niente. Restava immobile, contro le sbarre. Gli schioccai le dita davanti agli occhi. «Percy! Ehi, Percy! Sveglia!» Nulla. Mi raggiunse Brutal e allungò le mani al volto assente di Percy. «Non servirà», affermai io.
Brutal ignorò il mio commento e sbatté forte le mani due volte davanti al naso di Percy e, contro la mia previsione, funzionò, o così parve. Percy sbatté le palpebre e si guardò intorno intontito, come una persona che riprende faticosamente i sensi dopo aver ricevuto un colpo alla testa. Passò lo sguardo da Brutal a me. Dopo tanti anni sono più che sicuro che non ci vedeva, ma in quel momento credetti di sì, pensai che si stesse riavendo. Si staccò dalle sbarre e dondolò un po' sui piedi. Brutal lo aiutò a trovare l'equilibrio. «Buono, figliolo, tutto bene?» Percy non rispose. Evitò Brutal e si diresse al tavolo di servizio. Non posso dire che rollasse, ma senz'altro sbandava a manca. Brutal si protese per sorreggerlo, ma io fermai la sua mano. «Lascialo stare!» Avrei detto lo stesso se avessi saputo che cosa stava per accadere. Mille una volta mi sono posto questa domanda dall'autunno del 1932. Mai ho trovato una risposta. Percy compì 13 o 14 passi, poi si fermò di nuovo, con la testa abbassata. Era all'altezza della cella di Wild Bill Wharton. Wharton stava ancora russando come un trombone. Dormì per tutto il tempo. Morì dormendo, ora che ci penso, molto più fortunato in questo della gran parte degli uomini che finivano lassù. Certamente più fortunato di quanto meritasse. Cogliendoci tutti impreparati, Percy estrasse la pistola, si avvicinò alle sbarre di Wharton e scaricò tutti e 6 colpi nel corpo del prigioniero che dormiva. Niente di più e niente di meno che bam 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 bam, un colpo dietro l'altro, per quanto veloce era capace di premere il grilletto. Nello spazio chiuso il rumore fu assordante. Quando raccontai questi fatti a Janis il mattino seguente, ancora stentavo a udire la mia stessa voce per il riverbero che avevo nelle orecchie. Ci gettammo su di lui, tutti e 4. Il primo ad arrivare fu Dean. Non so come, dato che quando Coffey aveva afferrato Percy si trovava dietro Brutal e me, ma riuscì lo stesso a precederci. Gli prese il polso con l'intenzione di strappargli l'arma dalle dita, ma non fu necessario. Percy aprì la mano e la pistola cadde per terra. Il suo sguardo scivolò su di noi come se i suoi occhi fossero pattini e noi fossimo ghiaccio. Ci fu un sibilo sottile e un penetrante odore di ammoniaca ci informò che aveva rilasciato la vescica. Poi, con un brontolio sommesso e il diffondersi di un odore più intenso, si riempì anche il lato posteriore delle mutande. I suoi occhi si erano fermati su un angolo in fondo al corridoio. Erano occhi che non avrebbero mai più visto niente del mondo reale come noi lo conosciamo, per quanto ne so. Ancora nelle prime pagine di questo diario ho scritto che Percy era al Briar Ridge all'epoca in cui Brutal trovò le schegge colorate del rocchetto del signor Jingles, un paio di mesi più tardi, e non mentivo. Ma non ci andò a occupare l'ufficio con il ventilatore, né ebbe mai un gruppo di malati di mente da bistrattare. Suppongo comunque che abbia ottenuto almeno una camera tutta per sé, grazie alle sue conoscenze altolocate, naturalmente. Wharton era disteso sul fianco con la schiena contro il muro. Lì per lì avevo poco da vedere, oltre al lago di sangue che aveva intriso il lenzuolo e schizzato il cemento, ma il coroner dichiarò che Percy aveva sparato con la precisione di un tiratore scelto. Ricordando il racconto di Dean su come Percy avesse lanciato il suo manganello sul topo mancandolo per un niente, non me ne meravigliai più che tanto. Questa volta la distanza era minore e il bersaglio immobile, un colpo all'inguine, uno al ventre, uno al petto, 3 alla testa. Brutal tossiva, sbracciandosi per disperdere il fumo. Tossivo anch'io, ma me ne accorsi solo in un secondo tempo. «Questo è il capolinea», mormorò Brutal. Il tono era calmo, ma era inequivocabile il panico che gli riempiva gli occhi. Mi girai dall'altra parte e vidi John Coffey seduto a un'estremità della sua branda. Teneva di nuovo le mani giunte tra le ginocchia, ma con la testa rialzata e senza più quell'espressione moribonda. Mi rivolse un piccolo cenno e io, come il giorno in cui gli avevo porto la mano, mi stupì nel ritrovarmi a ricambiarlo. «Che cosa facciamo? Oh Cristo, Paul, adesso che cosa facciamo?» farfugliava Harry. «Non possiamo fare proprio niente. Siamo fregati. Non è vero, Paul?» rispose Brutal nello stesso tono calmo di prima.
La mia mente si era messa a lavorare a gran velocità. Guardai Harry e Dean che mi fissavano come bambini impauriti. Guardai Percy, immobile con le braccia e il mento penzoloni. Poi guardai il mio vecchio amico Brutus Howell. «Andrà tutto bene», dichiarai. Finalmente cominciò a tossire anche Percy. Si piegò in due, si afferrò le ginocchia, quasi volesse vomitare. La sua faccia cominciò a colorirsi. Io aprì la bocca volendo ingiungere agli altri di stare alla larga, ma non mi fu possibile. Produsse un verso che era un incrocio tra un conato roco e il gracidare di un rospo. Spalancò la bocca e rigurgitò una nube di una sostanza turbolenta e nera. Era così densa che per un momento non vedemmo più la sua testa. Harry gemette: «Dio del cielo, salvaci!» con un filo di voce che risuonò come un pigolio lamentoso. Poi la misteriosa sostanza si sbiancò, abbacinante come il sole di gennaio sulla neve fresca. Un attimo dopo, la nuvola era scomparsa. Percy si raddrizzò adagio e fissò di nuovo gli occhi vitrei sul fondo del miglio verde. «Noi non lo abbiamo visto. Vero, Paul?» «No, non l'ho visto io, nemmeno tu. Tu l'hai visto, Harry?» «No!» «Dean?» «Visto cosa?» Dean si tolse gli occhiali e cominciò a lucidare le lenti. Diedi per scontato che gli sarebbero caduti dalle mani per quanto gli tremavano, ma riuscì a evitarlo. «Visto cosa? Sì, mi piace. Questo è l'atteggiamento giusto. E ora ascoltatemi, ragazzi, ascoltate bene che cosa ha da dirvi il vostro caposquadra e vedete di capire tutto alla perfezione da subito, perché non abbiamo tempo. La storia è semplice. Vediamo di non complicarla.» Capitolo 3. Tutto questo raccontavo a Jen verso le 11 di quella mattina. Della mattina dopo, mi è venuto da scrivere, ma il giorno era sempre lo stesso, il più lungo di tutta la mia vita, senza dubbio. Lo raccontai a lei più o meno come l'ho ricostruito qui, finendo con William Wharton morto sulla sua branda, crivellato dal piombo della pistola di Percy. «No, non è proprio così. Conclusi, per essere sincero, con la sostanza uscita dalla bocca di Percy, quel nugolo di insetti o altro che fosse. Quello fu un particolare difficile da raccontare, anche se alla propria moglie. Ma ci riuscì. Mentre parlavo mi portò caffè nero in tazze piene solo a metà, perché all'inizio le mani mi tremavano troppo per poterne reggere una colma senza versarlo. Alla fine il tremore si era molto calmato e mi sentivo persino in condizione di mangiare qualcosa. Un uovo, forse, o qualche cucchiaiata di minestra. La cosa che ci ha salvati è che nessuno di noi è stato costretto a mentire.» «È bastato tralasciare qualcosa», ribatté lei e annuì. «Particolare di scarsa rilevanza, per lo più, come il fatto che abbiate condotto fuori dal carcere un condannato a morte, come costui abbia guarito una donna in fin di vita e come abbia fatto impazzire Percy Wetmore, scaricandogli, come per dire, frappè di tumore cerebrale in gola, giusto?» «Non so, Jen, io so solo che se continui a parlare così va a finire che quella minestra te la mangi da te o la dai al cane.» «Scusa, però ho ragione, no?» «Sì, ma resta che... come potevo chiamarla? Non era stata un'evasione e certamente non un'escursione. Che la scappata in campagna è riuscita senza che nessuno si sia accorto di nulla. Nemmeno Percy potrebbe denunciarci se mai tornerà in sé.» «Se ritornerà in sé, che probabilità ci sono?» Scossi la testa per indicare che non ne avevo idea. In realtà non era così, in realtà pensavo che non si sarebbe rimesso né nel 32, né nel 42 o nel 52. In questo avevo visto giusto. Percy Wetmore rimase al Briar Ridge fino all'incendio che distrusse l'istituto nel 44. Nel rogo morirono 17 internati, tra i quali non figurava Percy, sempre muto e insensibile da ogni punto di vista. Avrei appreso che la sua condizione viene descritta come catatonica. Fu accompagnato fuori ben prima che il fuoco raggiungesse l'ala in cui si trovava la sua stanza. Fu chiuso in un altro manicomio, di cui non ricordo il nome, posto che abbia qualche importanza, dove morì nel 65.
Per quel che ne so, l'ultima volta che aprì la bocca per parlare fu quando disse a noi di timbrare il suo cartellino alla fine del turno, se non volevamo dover spiegare perché era tornato a casa in anticipo. Ironia vuole che non dovemmo mai spiegare niente a nessuno. Percy era impazzito e aveva sparato a William Wharton uccidendolo. Tanto dichiarammo, e entro questi termini ogni nostra parola rispondeva al vero. Quando Henderson chiese a Brutal come gli era sembrato Percy prima che si mettesse a sparare e Brutal rispose con la sola parola taciturno, per un momento terribile temetti di scoppiare a ridere. Perché anche in quello Brutal era sincero, Percy era stato più che mai taciturno. Per quasi tutta la sera trascorsa al disservizio al blocco E aveva avuto la bocca tappata da un pezzo di nastro adesivo e il meglio che era stato capace di produrre era... Curtis trattenne Percy al carcere fino alle 8, un Percy muto come una statua ma molto meno rassicurante. Poi arrivò Al Moors, torvo, ma con l'aria di essere pronto a rimontare in sella. Curtis Henderson gli cedette volentieri le briglie, con un sospiro di sollievo che ci parve quasi di udire. L'uomo precocemente invecchiato, frastornato e impaurito non c'era più. Era di nuovo il nostro direttore, quello che si parò davanti a Percy, lo afferrò per le spalle e lo scosse con energia. «Figliolo!» gli gridò in faccia, quella faccia priva di espressione che mi sembrava stesse già cominciando ad ammorbidirsi come cera. «Figliolo, mi senti? Se mi senti, parlami. Voglio sapere che cosa è successo.» Da Percy niente, come era prevedibile. Anderson voleva prendere Moors in disparte, discutere con lui su come regolarsi nel gestire una patata bollente politica da rimetterci le mani, se mai se n'era vista una, ma il direttore decise di accantonare per il momento il problema e mi condusse in fondo al miglio. John Coffey era sdraiato sulla branda con il volto al muro e le gambe che pendevano oltre l'estremità inferiore, come sempre. Sembrava che dormisse, e probabilmente era così, ma è anche vero che non era sempre quello che sembrava, come avevamo avuto modo di constatare. «Quello che è avvenuto a casa mia ha qualcosa a che vedere con quanto è accaduto qui quando siete tornati indietro?» mi chiese a bassa voce Moors. «Vi copro come posso, anche dovessi rischiare il posto, ma devo sapere.» Scossi la testa. Quando parlai anch'io tenni la voce bassa. C'erano ormai una decina di agenti di custodia raccolti in fondo al corridoio. Una guardia stava fotografando Wharton nella sua cella. Curtis Anderson si era girato da quella parte e almeno per quegli istanti a osservare noi c'era solo Brutal. «No, direttore. Abbiamo rimesso John nella sua cella, come vedi anche tu. Poi abbiamo fatto uscire Percy da quella di isolamento, dove l'avevamo chiuso per misura cautelare. Pensavo che sarebbe stato furioso, invece non ha avuto reazioni inconsulte. Ha chiesto solo di avere indietro la pistola e lo sfollagente. Non ha detto altro. Si è avviato per il corridoio. Poi, quando è arrivato alla cella di Wharton, ha estratto la pistola e si è messo a sparare.» «Credi che l'essere rimasto in isolamento gli abbia sconvolto il cervello?» «Signor no.» «Gli avevate messo la camicia di forza?» «Signor no, non ce n'era bisogno.» «Era tranquillo? Non si è ribellato?» «No.» «Anche quando ha visto che avevate intenzione di chiuderlo in quella cella, è rimasto tranquillo e non ha opposto resistenza?» «Proprio così.» Provai l'impulso di infiorare la circostanza, concedere a Percy almeno una battuta, ma riuscii a dominarlo. Meglio limitarsi all'essenziale. Nessuna rimostranza, se n'è andato in un angolo in fondo alla cella e si è seduto. «Senza parlare di Wharton?» «Signor no.» «Nemmeno di Coffey?» Scossi la testa. «Possibile che Percy stesse covando qualcosa contro Wharton, che gli serbasse rancore per qualche motivo?» «Può essere.» Gli concessi, abbassando ancora di più la voce. «Percy è sempre stato sbadato nel percorrere questo corridoio, Al. C'è stata una volta che Wharton lo ha acchiappato mentre passava tirandolo contro le sbarre e strapazzandolo un po'. Lo ha palpato, potremmo dire.» «Niente di più grave? Lo ha solo strapazzato un po' e nient'altro?» «No, ma per Percy è stata lo stesso una brutta esperienza. Wharton ha detto che avrebbe preferito scoparsi lui che sua sorella.» Moors continuava a lanciare occhiate di traverso a John Coffey, come se dovesse costantemente rassicurarsi che Coffey fosse una persona in carne e ossa, una creatura di questo mondo.
Non spiega che cosa gli è successo, ma spiega in buona misura perché se la sia presa con Wharton e non con Coffey o con uno dei tuoi. E a proposito dei tuoi uomini, Paul, racconteranno tutti la stessa storia? Signor, sì, avevo risposto a lui, e a Jen aggiunsi, e lo faranno, immergendo il cucchiaio nella minestra che aveva messo in tavola. Me ne assicurerò io stesso. Dunque hai mentito almeno un pochino, mi fece notare lei. Hai mentito a Al. Non è forse così una brava moglie, sempre a caccia di buchi di tarme nel tuo abito migliore, per poi scovarne uno più spesso sì che no? Immagino di sì se vuoi vederla in questo modo, ma non gli ho detto niente che debba restarci poi sulla coscienza. Al è fuori da questa storia, credo. Del resto non era nemmeno presente. Lui era a casa a occuparsi della moglie malata fino a quando non è arrivata la telefonata di Curtis. Ha detto come sta Melinda? Non allora, non c'è stato tempo. Ma ci siamo parlati di nuovo quando io e Bruta la stavamo per uscire. Melly non ricorda molto, ma sta bene. Non è più a letto e si regge perfettamente sulle sue gambe. Parla delle aiuole di fiori che vuole mettere giù l'anno prossimo. Per un po' mia moglie rimase in silenzio a guardarmi mangiare, poi domandò: Al sa che è un miracolo, Paul. Lo capisce? Sì, tutti lo capiamo. Tutti quelli che erano lì. Da una parte mi dispiace non esserci stata anch'io, mormorò. Ma credo che sotto sotto sono contenta che sia andata così. Se avessi visto le scaglie cadere dagli occhi di Paolo sulla via per Damasco, sarei probabilmente morta d'infarto. Ma no, obiettai, inclinando la ciotola per raccogliere l'ultima cucchiaiata. Probabilmente gli avresti fatto questa minestra. È ottima, tesoro. Grazie. Ma non stava in realtà pensando alla minestra o alla sua abilità di cuoca o alla conversione di Paolo sulla strada per Damasco. Guardava le montagne dalla finestra, con il mento appoggiato alla mano, gli occhi annebbiati come quelle cime nelle mattine d'estate, quando si preannuncia una giornata calda. Mattine estive come quella in cui erano state trovate le gemelline, mi venne da pensare senza motivo. Mi chiedevo perché non avessero gridato. Il loro assassino le aveva ferite, c'era sangue in veranda e sui gradini, dunque perché non avevano gridato? Tu pensi che sia stato in realtà John Coffey a uccidere quel Wharton, vero? Chiese Janice, distogliendo finalmente gli occhi dalla finestra. Tu non credi che sia stato un incidente o nulla del genere? Tu pensi che abbia usato Percy Wetmore contro Wharton come una pistola? Sì. Perché? Non lo so. Raccontami di nuovo di quando avete portato Coffey fuori dal carcere, solo quella parte. L'accontentai. Le dissi come il braccio magro che scattava tra le sbarre per afferrare il bicipite di John mi aveva ricordato un serpente, uno di quei rettili acquatici di cui avevamo tutti tanta paura quando da bambini si andava a nuotare nel fiume. E ricordai Coffey che diceva che Wharton era un uomo cattivo, quasi bisbigliando. E Wharton? Mia moglie stava di nuovo guardando fuori dalla finestra, ma mi ascoltava con attenzione. E Wharton ha risposto: hai ragione, negro, cattivissimo. E nient'altro? Già. Lì per lì ho avuto la sensazione che dovesse succedere qualcosa, ma mi sbagliavo. Bruta l'ha staccato la mano di Wharton dal braccio di John e gli ha ordinato di mettersi sdraiato. Wharton ha ubbidito, ma in pratica stava già dormendo quando era ancora in piedi. Ha bofonchiato non so cosa sui negri che meriterebbero una sedia elettrica tutta per loro e la cosa è finita lì. Noi poi ce ne siamo andati. John Coffey gli ha dato del cattivo. Sì, stessa cosa che una volta ha detto anche di Percy. Forse anche più di una volta. Ora non ricordo più bene quando, ma so che l'ha fatto. Però Wharton non ha mai fatto niente a John Coffey, vero? Dico direttamente, come era invece accaduto con Percy. No, per come erano messe le celle, Wharton su vicino al tavolo su un lato e John un po' più giù dall'altra parte, praticamente non riuscivano nemmeno a vedersi. Dimmi di nuovo com'era Coffey quando Wharton lo ha afferrato. Janice, non stiamo andando da nessuna parte. Forse sì e forse no. Dimmi di nuovo come ha reagito. Sospirai. Immagino si possa dire che è stato uno shock. Ha trattenuto il fiato, è trasalito come faresti tu se stessi prendendo il sole in spiaggia e io arrivassi di soppiato a farti cadere acqua fredda sulla schiena. O come per aver ricevuto una sberla all'improvviso. Sì, capisco.
Quella mano sboccata dal nulla lo ha sorpreso, lo ha svegliato per un secondo. «Sì», risposi. E subito dopo «No». «Beh, deciditi. Sì o no?» «No, non è stato per la sorpresa. È stato come quando ha voluto che entrassi nella sua cella per guarirmi dalla mia infezione. O come quando voleva che gli dessi il topo. La sorpresa c'è stata, ma non per essere stato toccato. Non proprio, mi pare. Gesù santo, già non lo so nemmeno io». «Va bene, lasciamo stare», mi venne incontro lei. «È solo che non capisco perché John lo abbia fatto. Non è che sia violento di natura, e da questo nasce un'altra domanda, Paul. Come puoi giustiziarlo se hai ragione su quelle bambine? Come puoi accettare l'idea di farlo sedere sulla sedia elettrica se è stato qualcun altro?» Ebbi un moto inconsulto. Urtai con il gomito la ciotola che cadde per terra e si ruppe. Mi era venuta un'idea. Era più frutto di un'intuizione che di un processo logico a quel punto, ma non le mancava una certa nera eleganza. «Paul?» mi chiese subito Janice preoccupata. «Che cosa c'è?» «Non so. Di sicuro non so niente. Ma tenterò di capirci qualcosa». Capitolo 4. Al fattaccio seguì una girandola di avvenimenti degna di un circo a tre piste, con il governatore in una, il carcere in un'altra e nella terza il povero Percy Wetmore con il cervello sbalestrato. E a dirigere le danze? Beh, quello fu un compito nel quale si avvicendarono vari signori della stampa. Non erano deplorevoli come sono oggi, non si permettevano di esserlo, ma già a quei tempi, prima di Geraldo e Mike Wallace e tutti gli altri, sapevano lavorare di molari una volta affondati gli incisivi nella preda. Fu quanto avvenne quella volta e per il tempo che durò, lo show fu dei migliori. Anche il circo più straordinario, però, quello con i capricci della natura più spaventosi, i clown più spassosi e gli animali più esotici, prima o poi deve lasciare la città. Questo levò il tendone dopo le risoluzioni della commissione d'inchiesta, un'autorità dal nome altisonante che incute soggezione, ma che si rivelò in realtà molto addomesticata e poco incline agli approfondimenti. In altre circostanze è certo che il governatore avrebbe preteso la testa di qualcuno, ma non quella volta. Il nipote acquisito per matrimonio, sangue del sangue di sua moglie, era andato in cortocircuito e aveva accoppato un uomo. Aveva ucciso un omicida, questo sì, ed era per sua fortuna un elemento tenuto in grande considerazione, ma Percy aveva comunque ucciso un uomo che dormiva nella sua cella, un fatto non proprio sportivo. Quando si aggiunge che il giovanotto in questione era rimasto anche dopo, matto come un cavallo, si può capire perché il governatore desiderava solo mettere una pietra sull'incidente e al più presto possibile. La nostra gita all'abitazione del direttore Moore sul pick-up di Harry Terwilliger non venne mai fuori. Nemmeno si seppe che Percy era stato imprigionato in una camicia di forza e chiuso a chiave in cella di isolamento per tutto il periodo della nostra assenza. Né si scoprì che, quando Percy gli aveva sparato, William Wharton era imbottito di droga. D'altronde le autorità non avevano ragione di sospettare che nel corpo di Wharton ci fosse dell'altro, oltre a una mezza dozzina di pallottole. Il coroner tolse le pallottole, il becchino lo distese in una cassa di legno di pino e così ebbe fine la storia dell'uomo con Billy the Kid tatuato sull'avambraccio sinistro. Meglio perduto che trovato, diciamo pure. La turbolenza durò un paio di settimane. Per tutto quel periodo non ebbi il fegato di uscire dal mio seminato nemmeno di mezzo passo. Figuriamoci se mi sarei preso un giorno di libertà per andare a esplorare l'idea che mi era venuta al tavolo della cucina di casa mia la mattina dopo la fatidica notte. Seppi con certezza che il circo aveva lasciato la città verso la metà di novembre, credo il 12, ma non prendetemi in parola. Fu quello il giorno in cui, andando a lavoro, trovai al centro della mia scrivania quel foglio di carta che avevo sempre temuto di ricevere, la notifica della data dell'esecuzione di John Coffey. L'aveva firmata Curtis Anderson al posto di Al Moores, ma naturalmente il documento non era meno legale e naturalmente non poteva non essere passato tra le mani di Al prima di arrivare a me.
Mi sembrava di vederlo, Al, seduto in direzione con quel foglio di carta fra le dita, seduto al suo tavolo a pensare alla moglie, divenuta un enigma clinico per i medici del General Hospital di Indianola. Erano gli stessi medici che avevano consegnato a lei il suo mandato di esecuzione, ma John Coffey glielo aveva stracciato. Ora però toccava a Coffey percorrere il miglio verde, e chi fra noi avrebbe potuto impedire che accadesse? Chi di noi si sarebbe sentito di impedirlo? La data del suo mandato di morte era quella del 20 novembre. 3 giorni dopo averla ricevuta, il 15 credo, feci telefonare in carcere da Janice per avvertire che ero malato. Una tazza di caffè più tardi ero a bordo della mia vecchia Ford, affidabile seppur fiacca di sospensioni, diretta verso nord. Janice mi aveva dato il bacio del buon viaggio e mi aveva augurato buona fortuna. Io l'avevo ringraziata. Ma non avevo più le idee chiare su che cosa dovesse essere la buona fortuna, se trovare ciò che stavo cercando o non trovarlo. So comunque che non avevo una gran voglia di cantare mentre guidavo, non quel giorno. Alle 3 del pomeriggio mi ero ormai addentrato nella zona montuosa. Giunsi al palazzo di giustizia della contea di Purdon poco prima dell'ora di chiusura. Consultai certi dati d'archivio, quindi ricevetti la visita dello sceriffo, al quale il cancelliere aveva riferito che uno sconosciuto stava frugando tra gli scheletri dell'armadio locale. Lo sceriffo Catlett desiderava sapere che cosa avessi in mente di fare. Glielo spiegai. Catlett ci rifletté e poi mi disse qualcosa di interessante. Aggiunse che avrebbe negato di aver mai aperto bocca se avessi divulgato le sue informazioni, le quali non erano comunque conclusive, ma qualcosa erano. Oh sì, ci rimuginai per tutto il viaggio di ritorno e quella notte, dalla mia parte del letto, ci furono un gran elucubrare e uno scarsissimo dormire. Il giorno dopo mi alzai quando il sole era ancora un suggerimento a oriente, montai in macchina e partii alla volta della contea di Trabingus. Mi tenni ben alla larga da quel gran sacco di, come si dice, di Homer Cribus, per andare a conferire invece con il vice sceriffo Rob McGee. McGee non aveva voglia di sentire che cosa gli stavo dicendo. Con grande impeto non ne aveva voglia. Si arrivò a un punto che temetti davvero che mi piazzasse un dritto alla bocca per poter smettere di sentire, ma alla fine acconsentì ad andare a porre un paio di domande a Klaus Detterick. Soprattutto, credo, per essere sicuro che non ci andassi io per mio conto. «Ha solo 39 anni, ma ora come ora sembra un vecchietto», mi spiegò. «E non ha certo bisogno di essere angosciato da qualche sbruffone che fa il carceriere e crede di essere un investigatore proprio quando comincia a farsi un minimo di ragione della tragedia che lo ha travolto. Lei se ne stia qui buono in città. Non voglio vedere neanche l'ombra del suo naso nei paraggi della fattoria di Detterick, ma voglio poterla trovare quando ho finito di parlare a Klaus. Se comincia a provare prurito ai piedi, vada a farsi una fetta di dolce in quel posticino laggiù. Servirà a zavorrarla». Andò a finire che ne mangiai 2 fette, e in quanto a zavorra non era solo una similitudine. Quando entrò McGee e venne a sedersi al banco accanto a me, cercai invano di decifrare la sua espressione. Allora lo incalzai. «Venga a casa mia», rispose lui. «Ne parliamo lì. Questo posto è un po' troppo pubblico per i miei gusti». Tenemmo il nostro colloquio sulla veranda davanti all'abitazione di Rob McGee. Eravamo entrambi imbacucati e infreddoliti, ma la signora McGee non permetteva che si fumasse in nessun locale della casa. Era una donna che anticipava i tempi. McGee parlò per qualche minuto. Lo fece con l'atteggiamento di chi non prova alcun piacere nell'udire ciò che gli esce dalla bocca. «Non dimostra niente questo. Lo capisce anche lei, vero?» domandò, quando giunse in prossimità della conclusione. Il tono era bellicoso e il suo ammonimento fu sottolineato dal modo aggressivo in cui mi puntò addosso la sigaretta che si era arrotolato da sé, ma la sua faccia era quella di una persona che sta male. Non tutte le prove sono quelle che si vedono e ascoltano in un'aula di giustizia, e ne eravamo consapevoli tutti e due. Ho il sospetto che quello sia stato l'unico momento nella sua vita in cui il vice sceriffo McGee abbia rimpianto di non essere uno zoticone con un cervello da gallina, come il suo principale. «Lo so», risposi.
E se ha qualche idea di fargli ottenere una revisione del processo sulla base di questo unico dato, è meglio che ci ripensi, signor. C'è un coffi e un negro. Nella contea di Trapingus ci prende male un casino di dover rifare i processi ai negri. So anche questo. Dunque, che cosa intende fare? Io feci volare la mia sigaretta oltre il parapetto, poi mi alzai. Avevo davanti a me una marcia lunga e fredda per tornare a casa e prima mi fossi messo in viaggio, prima mi sarei tolto quel peso dalle spalle. «Mi piacerebbe saperlo, vice», gli risposi, «ma non lo so. L'unica cosa che so con certezza questa sera è che quella seconda fetta di torta è stato un errore». «Allora le dirò qualcosa io, furbacchione», ribatté lui, sempre in quel tono di cupa aggressività. «Credo che abbia fatto male ad aprire il vaso di Pandora». «Non sono stato io ad aprirlo», dichiarai e me ne tornai a casa. Arrivai tardi, a mezzanotte suonata, ma mia moglie era rimasta in piedi ad aspettarmi. L'avevo previsto, ma mi fece lo stesso bene al cuore vederla e sentire le sue braccia intorno al collo e il suo corpo stretto stretto al mio. «Salve, straniero», mi salutò, poi mi toccò sotto il ventre. «Tutto a posto con questo nostro amichetto ora, vero? Mi sembra più sano e arzillo che mai». «Sì, signora», confermai, sollevandola da terra. La portai in camera e facemmo un amore dolce come zucchero, e quando giunsi al mio culmine, quella squisita sensazione di espansione e abbandono, pensai agli occhi sempre piangenti di John Coffey e a Melinda Moores, che diceva «Ho sognato che giravi senza meta nel buio e che c'ero anch'io». Ancora allungato sopra mia moglie con le sue braccia intorno al collo e le cosce intrecciate alle cosce, cominciai a piangere anch'io. «Paul!» esclamò lei spaventata. Credo che non mi avesse visto in lacrime più di 5 o 6 volte prima in tutto il tempo del nostro matrimonio. Non sono mai stato di norma propenso al pianto. «Paul, che cosa c'è?» «So tutto quello che c'è da sapere», confessai tra le lacrime. «So troppo, maledettamente troppo, se vuoi che ti dica la verità. Fra meno di una settimana dovrò giustiziare John Coffey sulla sedia elettrica. Ma uccidere le gemelle Detterick è stato William Wharton, è stato Bill il selvaggio». Capitolo 5. Il giorno dopo, al tavolo della mia cucina, si ritrovarono a pranzare gli stessi agenti di custodia che già si erano riuniti a casa mia all'indomani della macabra esecuzione di Delacroix. Questa volta al nostro consiglio di guerra partecipava una quinta persona, mia moglie. Era stata Jane a persuadermi a raccontare tutto agli altri, contro il mio primo impulso. Non era già abbastanza terribile, le avevo chiesto, che lo sapessimo noi? «Non stai considerando la situazione con la giusta lucidità», aveva replicato lei. «Probabilmente perché sei ancora così sconvolto. Conoscono già la verità peggiore, che cioè John verrà giustiziato per un crimine che non ha commesso. Questo casomai servirà a farli stare un po' meglio». Non ero del tutto convinto, ma mi affidai al suo buon senso. Mi aspettavo un'insurrezione dopo aver riferito a Brutal, Dean e Harry ciò che sapevo. Non potevo dimostrarlo, ma quanto a saperlo non c'erano dubbi, se non che sulle prime ci fu solo un silenzio carico di riflessioni. Poi Dean prese la parola, mentre contemporaneamente prendeva un altro dei biscotti sfornati da Janice e cominciava a spalmarci sopra un quantitativo indecente di burro. «Credi che John lo abbia visto? Ha visto Wharton con le bambine? Magari lo ha addirittura visto che le violentava?» «Sono convinto che se avesse visto qualcosa avrebbe cercato di intervenire», risposi. «Quanto a Wharton, forse lo ha scorto mentre scappava, è possibile. In tal caso in seguito se n'è dimenticato». «Già, è un uomo speciale, ma questo non ne fa un uomo intelligente. Ha scoperto che era stato Wharton solo quando Wharton lo ha toccato». Brutal stava annuendo. «Per questo John è sembrato così sorpreso, così incredulo. Ricordate come ha spalancato gli occhi?»
E si è servito di Percy come di una pistola per uccidere Wharton, aggiunsi io. Così si è espressa Janice e da quel momento ho continuato a ripensarci. Perché John Coffey avrebbe voluto uccidere Bill? Casomai Percy, che aveva schiacciato il topo di Delacroix proprio davanti a lui. Percy, che aveva bruciato vivo Delacroix, cosa che John sapeva. Ma perché Wharton? In un modo o nell'altro, Wharton aveva trovato la maniera di prenderci di mira tutti quanti, ma mai John, per quel che ne so. Per il tempo che sono stati insieme al Million, non gli avrà rivolto più di qualche manciata di parole, metà delle quali proprio quell'ultima notte. Allora perché? Lui era della contea di Pardon, e i ragazzi di razza bianca da quelle parti non si accorgono nemmeno di avere un negro davanti a sé se non gli sbarra il passo. Allora ho continuato a chiedermi che cosa di tanto orribile può aver visto o sentito quando Wharton lo ha toccato da spingerlo a conservare per lui il veleno estratto dal corpo di Melly. Rimettendoci per metà la pelle, notò Brutal. Diciamo pure tre quarti. E le piccole dettere che sono state l'unico motivo che sono riuscito a trovare abbastanza grave da spiegare il suo gesto. Mi sono ripetuto chissà quante volte che era un'idea assolutamente balzana, che la coincidenza era eccessiva, l'ipotesi troppo tirata per i capelli. Poi ho ricordato una cosa che Curtis Anderson aveva inserito nei primi dati che mi fece pervenire su Wharton, che cioè Wharton era un selvaggio forsennato e che ne aveva fatte di cotte e crude in tutto lo stato prima della rapina a mano armata in cui uccise tutte quelle persone. Ne ha fatte di cotte e crude in tutto lo stato. Ecco che cosa mi ha colpito. Poi c'è stata quella volta che ha cercato di strangolare Dean quando è arrivato da noi. Anche quello mi ha dato da pensare. Il cane, intervenne Dean. Si accarezzava il collo dove Wharton lo aveva stretto con la catena. Non credo che sapesse che lo stava facendo. Il cane con il collo spezzato. Fatto sta che sono stato nella contea di Purdom a dare un'occhiata ai precedenti di Wharton in tribunale, visto che noi avevamo solo i rapporti riguardanti gli omicidi che lo avevano fatto finire al Miglio Verde. La fine della carriera, in altre parole, mentre io volevo gli inizi. Molta roba? Sì. Atti di vandalismo, furtarelli, covoni incendiati, persino un furto di esplosivo. Ha rubato con un amico un candelotto di dinamite e l'ha fatto saltare sulla sponda di un ruscello. Ha cominciato presto, 10 anni. Ma quello che cercavo io in quelle carte non c'era. Poi è venuto a trovarmi lo sceriffo che voleva sapere chi ero e che cosa facevo lì. Ed è stato un vero colpo di fortuna. Ho cacciato una balla. Gli ho raccontato che durante una perquisizione in cella erano saltate fuori delle foto nascoste nel materasso di Wharton, bambine senza vestiti addosso. Ho detto che volevo vedere se Wharton aveva qualche trascorso da pedofilo, giacché avevo sentito di un paio di casi rimasti risolti su nel Tennessee. Sono stato ben attento a non far cenno delle gemelle Detterick, e non credo che siano venute in mente nemmeno a lui. «Per forza!» affermò Harry. Perché avrebbe dovuto pensarci? Quello è un caso chiuso. Poi ho minimizzato. Ho detto che era inutile stare ad affannarmi visto che sulla fedina penale di Wharton non c'era niente di quel genere. Oddio, c'era iosa di tutto il resto, ma nessun indizio nel senso che intendevo io. Allora lo sceriffo, che si chiama Catlett, si è messo a ridere e mi ha risposto che non tutto quello che fanno le mele marce come Bill Wharton finisce agli atti. Ma che importanza aveva? Ormai era morto, no? Gli ho detto che stavo indagando solo per soddisfare una mia curiosità personale, nient'altro, e lui si è messo il cuore in pace. Mi ha portato in ufficio da lui, mi ha fatto sedere, mi ha offerto un caffè e una ciambella, e mi ha raccontato che 16 mesi fa, quando Wharton aveva sì e no 18 anni, un tizio nel settore ovest della contea lo aveva pescato nel fienile con sua figlia. Non si è trattato tecnicamente di stupro. A Catlett, il tizio in questione, ha parlato di non più che una sditalinata. Scusa, cara. Non ci pensare, mormorò Janice, ma era pallida. Quanti anni aveva la figlia? Volle sapere Brutal. 9, risposi io. Lui fece una smorfia. Il tizio l'avrebbe forse fatta pagare a Wharton di persona, se avesse avuto ad aiutarlo qualche altro fratello o cugino abbastanza grande e grosso, ma era solo. Così si è rivolto invece a Catlett, chiarendo però che voleva solo che Wharton venisse messo in guardia. Nessuno desidera che una faccenda così sgradevole diventi di dominio pubblico.
se appena appena riesce a evitarlo. Dal canto suo, lo sceriffo aveva l'amico Wharton piantato nel fianco già da un pezzo, tant'è che a 15 anni lo aveva schiaffato al riformatorio per 8 mesi. Così, di fronte a questa sua nuova bella impresa, ha deciso che era venuta l'ora di dargli una lezione più duratura. Ha preso 3 dei suoi, è andato a casa di Wharton, ha scacciato mammina quando si è messa a frignare e ha spiegato al signor William Wharton, detto Billy the Kid, che cosa succede ai delinquenti grandi e grossi e con la faccia piena di brufoli quando vanno a nascondersi nei fienili con delle bambine così piccole, non solo da non avere ancora le mestruazioni, ma da non sapere nemmeno che esistono. «E abbiamo messo in guardia a dovere quel piccolo mascalzone», mi ha detto Catlett. «Lo abbiamo messo in guardia finché la testa gli sanguinava». Aveva una spalla lussata e il culo praticamente a pezzi. Brutal rideva suo malgrado. «Contea di Pardon fatta e finita», dichiarò, «con tanto di marchio di fabbrica». È stato più o meno 3 mesi dopo che Wharton si è eclissato e ha cominciato quel giro vagare che si è concluso con la rapina, quella per cui è stato consegnato a noi. «Dunque aveva avuto a che fare una volta con una minorenne», riepilogò Harry. Si tolse gli occhiali, ci soffiò sopra e cominciò a lucidarli. «Molto minorenne. Una volta non è esattamente indice di recidività, mi pare». «Un uomo non fa una cosa del genere una volta sola», intervenne mia moglie e subito compresse le labbra così forte da farle quasi scomparire. Allora raccontai loro della mia visita alla contea di Trappingus. Con Rob McGee ero stato molto più franco e del resto non avevo alternative. A tutt'oggi non ho idea di che cosa si sia inventato lui a beneficio di Detterick, ma posso dire che il McGee che venne a sedersi accanto a me in quel ristorantino sembrava invecchiato di 7 anni di colpo. A metà maggio, un mese circa prima della rapina e delle uccisioni che avevano posto fine alla breve carriera intrapresa da Wharton come fuorilegge, Klaus Detterick aveva ridipinto il fienile e incidentalmente anche la cuccia del cane che vi si trovava accanto. Aveva preferito che il figlio non avesse ad arrampicarsi su un ponteggio molto alto, e il ragazzo comunque aveva da frequentare la scuola. Così aveva assunto un giovane abbastanza simpatico, molto riservato. Il lavoro era durato 3 giorni. No, il giovane non avrebbe dormito alla casa. Detterick non era così ingenuo da pensare che simpatico e riservato fossero senz'altro sinonimi di perbene, specialmente in quei tempi in cui circolavano tanti sbandati per le strade. Un padre di famiglia ha da essere prudente. In ogni caso, il giovane non aveva bisogno di alloggio. Aveva detto a Detterick di aver preso una stanza in città da Eva Price. C'era veramente una Eva Price a Tefton ed era vero che affittava camere. Ma nel mese di maggio di quell'anno non aveva avuto un pensionante che corrispondesse alla descrizione del giovanotto ingaggiato da Detterick, ma solo i soliti tipi in giacca a scacchi e capello floscio, armati delle loro valigie di campionari. Piazzisti, in altre parole. McGee aveva potuto darmi questa notizia perché era passato dalla signora Price di ritorno dalla fattoria di Detterick, tanto per dire quanto era costernato. «Anche così, non c'è una legge contro le persone che dormono nei boschi, signor Edgcombe. L'ho fatto anch'io qualche volta». Il giovane non aveva dormito a casa Detterick, ma 2 volte aveva pranzato con loro. Doveva aver conosciuto Howie. Doveva aver conosciuto le bambine, Cora e Kate. Doveva aver ascoltato le loro chiacchiere infantili, durante le quali potevano essersi lasciate sfuggire quanto attendessero con ansia l'estate. Perché se erano brave e il tempo era buono, qualche volta la mamma concedeva loro di dormire in veranda, dove potevano fingere di essere mogli di pionieri durante l'attraversamento delle grandi pianure su carri con estoga. Me lo vedo seduto a tavola a mangiare pollo arrosto e il pane di segale della signora Detterick, ad ascoltare, a tenere ben abbassati gli occhi da lupo, annuendo, sorridendo di tanto in tanto, assimilando parola per parola. «Questo non assomiglia per niente al forsennato di cui mi hai parlato quando è arrivato al miglio, Paul», commentò dubbiosa Janice. «Non ci somiglia per niente». «Lei non l'ha visto all'ospedale di Indianola, signora», rispose Harry, fermo là, con la bocca aperta e il sedere che gli usciva dalle mutande, a lasciarsi vestire da noi. «Abbiamo pensato che fosse drogato o scimunito. Non è vero, Dean?» Dean annuì.
Finito il lavoro al fienile, se n'è andato per i fatti suoi e il giorno dopo un uomo con la faccia nascosta da un fazzoletto ha rapinato l'ufficio Noli di Ampe e Jervis. Ripresi io. Se n'è andato portandosi via $70 e ha preso anche un dollaro d'argento del 1892 che la gente conservava come portafortuna. Quel dollaro d'argento è stato trovato addosso a Wharton all'atto della sua cattura e Jervis si trova a sole 30 miglia da Tefton. Dunque questo rapinatore, questo matto violento, secondo te si sarebbe fermato per 3 giorni ad aiutare Klaus Tetterick a ridipingere il suo fienile? Obiettò mia moglie. A pranzare con loro e a dire prego vorrebbe passarmi il sale come una persona del tutto normale. La cosa più inquietante delle persone come lui è la loro imprevedibilità, osservò Brutal. Può darsi che avesse avuto intenzione di uccidere Detterick e svaligiargli la casa, e che abbia poi cambiato idea perché una nuvola è passata sul sole nel momento sbagliato, o qualcos'altro del genere. Forse aveva solo voglia di starsene tranquillo per un po', ma più probabilmente aveva già messo gli occhi sulle bambine e aveva programmato di tornarci. Che ne dici, Paul? Annui. Certo che ci avevo pensato anch'io. E poi c'è il nome che ha dato a Detterick. Quale nome? Will Bonney. Bonney? Non... Era il vero nome di Billy the Kid. Ah! Poi sgranò gli occhi. Ah! Allora puoi salvare John Coffey! Il cielo sia lodato! Basta che mostri a Detterick una foto di William Wharton! Basterà la sua foto segnaletica! Io e Brutal ci scambiammo uno sguardo imbarazzato. Dean si mostrava animato da un soffio di speranza, ma Harry si contemplava le mani, come se tutto a un tratto avesse sviluppato un interesse spierticato per le proprie unghie. Che cosa c'è? Perché vi guardate in quel modo? Senza dubbio questo McGee dovrà pur... Rob McGee mi ha dato l'impressione di essere una brava persona e credo che sia anche in gamba come tutore dell'ordine. Ma Atrapingus non conta niente. Lì il potere è nelle mani dello sceriffo Cribus. È il giorno che riaprisse il caso Detterick sulla base di quello che sono riuscito a raccogliere io. Sarebbe il giorno in cui nevicherebbe l'inferno. Ma se Wharton era là, se Detterick può identificarlo in fotografia e loro sanno che lui c'era... Il fatto che fosse là in maggio non significa che ci sia tornato in giugno a uccidere le bambine, affermò Brutal. Il suo tono fu contenuto, pacato, come quando si deve comunicare che c'è stato un lutto in famiglia. Da una parte c'è quest'uomo che ha aiutato Klaus Detterick a ridipingere un fienile e poi se n'è andato. Salta fuori che ne ha fatto di cotte e di crude un po' dappertutto, ma non c'è niente contro di lui nei 3 giorni di maggio in cui è stato nei pressi di Tefton. Dall'altra parte abbiamo un negro, grande e grosso, anzi un negro gigantesco, che è stato trovato sulla sponda del fiume con in braccio 2 bambine morte, tutte e 2 nude. Scosse la testa. Poi ha ragione, Jen. McGee avrà anche i suoi dubbi, ma McGee non conta. Cribus è l'unico che può far riaprire il caso, e Cribus non si sogna nemmeno di guastare quello che ritiene un lieto fine. È stato un negro, pensa lui, e nemmeno uno dei nostri. Perfetto, mi faccio una scappata col Monte, una bistecca e una birra alla spina da ma, poi vado a vederlo friggere e il capitolo è chiuso. Janice ascoltò tutto questo con un'espressione di orrore crescente sul volto. Poi si girò verso di me. «Ma McGee è sicuro, non è vero, Paul? Te l'ho letto in faccia. Il vice sceriffo McGee sa di aver arrestato l'uomo sbagliato. Non si opporrebbe allo sceriffo?» «Tutto quello che potrebbe fare opponendosi allo sceriffo sarebbe di perdere il lavoro.» «Sì.» Credo che in cuor suo sappia che è stato Wharton, ma quello che dice a se stesso è che se tiene la bocca chiusa e sta al gioco fino al giorno in cui Cribus o va in pensione o si ammazza di cibo, si prende il posto suo. E allora tutto sarà diverso. Questo dice a se stesso per dormire, secondo me. Ed è probabile che su un punto non sia molto diverso da Cribus. Dirà fra sé che in fondo non è che un negro, non è che fa bruciare un bianco per una colpa che non ha. Allora devi andarci tu. Concluse Janice, e il mio cuore si gelò al tono risoluto della sua voce. «Vai e digli che cosa hai scoperto!» «E come glielo spieghiamo, Jen?» le chiese Brutal nello stesso tono misurato di prima.
Dobbiamo raccontargli di quando Wharton ha afferrato John mentre lo portavamo fuori di prigione perché facesse un miracolo salvando la vita alla moglie del direttore? No, certo che no, ma... Si accorse di quanto fosse sottile il ghiaccio in quella direzione e sterzò per provarne un'altra. «Mentite, allora!» Sostenne gli occhi di Brutal con un atteggiamento di sfida, prima di rivolgere gli occhi a me. Ardevano abbastanza da forare una pagina di giornale, avresti detto. «Mentire», mormorai io. «Mentire come?» «Trova una giustificazione sul perché hai deciso di andare prima nella contea di Pardom e poi in quella di Trappingus. Vai giù da quel grassone dello sceriffo Cribus e digli che Wharton ti ha detto di aver violentato e ucciso le bambine. Digli che ha confessato.» Riportò per un momento gli occhi di fuoco su Brutal. «Tu puoi sostenerlo, Brutus. Tu puoi dire che eri presente quando ha confessato, che l'hai sentito anche tu. Anzi, probabilmente lo ha sentito anche Percy, ed è stato quello a fargli perdere il lume della ragione. Ha sparato a Wharton perché non sopportava il pensiero di quello che Wharton aveva fatto a quelle povere piccole. Ha perso la testa, non... Che cosa? Che cos'altro c'è adesso in nome di Dio?» Ora non eravamo più solo io e Brutal. Ci si erano messi anche Harry e Dean, che la fissavano con qualcosa di simile all'orrore dipinto sul viso. «Noi non abbiamo mai dichiarato niente del genere, signora», spiegò Harry. Parlava come rivolgendosi a una bambina. «La prima cosa che ci chiederebbero è perché. Noi dobbiamo riferire tutto quello che i nostri prigionieri dicono su crimini avvenuti in precedenza, commessi da loro o da altri.» «E non è detto che gli avremmo creduto. Un tipo come Wild Bill Wharton caccia balle su tutto e tutti. Reati da lui commessi, pezzi grossi che ha conosciuto, donne con cui è stato a letto, mete segnate ai tempi delle superiori, persino le condizioni del tempo.» Ma... Il suo volto era uno specchio di sofferenza. Andai a passarle un braccio intorno alla schiena, ma lei mi respinse con violenza. «Ma lui era là! Ha dipinto il loro dannato fienile, ha mangiato la loro tavola!» «Ragione di più per millantare il crimine, perché non vantarsene in fondo. Un uomo non lo si può friggere due volte.» «Vediamo se ho capito bene. Tutti noi qui intorno a questo tavolo sappiamo che non solo John Coffey non ha ucciso quelle bambine, ma ha addirittura cercato di salvarle. È un particolare che non può sapere il vice sceriffo McGee, naturalmente, il quale però si è praticamente convinto che l'uomo condannato a morire per i due omicidi è innocente. E tuttavia, tuttavia, non potete fargli ottenere un nuovo processo, nemmeno una riapertura del caso.» «Sì, signore», confermò Dean. Si stava lucidando con furia gli occhiali. «Ha riassunto bene la situazione.» Mia moglie abbassò la testa e si mise a riflettere. Brutal era sul punto di dire qualcosa e io glielo impedì alzando la mano. Non credevo che Janice fosse in grado di escogitare un modo per strappare John al suo destino, ma non lo ritenevo nemmeno impossibile. Era dotata di un'intelligenza che alle volte mi faceva paura, mia moglie, come faceva paura la sua risolutezza. Sono due caratteristiche che, messe insieme, riescono talvolta a trasformare le montagne in valli. «E va bene», concluse finalmente. «Allora dovrete tirarlo fuori voi.» «Signora?» Harry era sbalordito e anche spaventato. «Avete già dimostrato di poterlo fare una volta, no? Vorrà dire che lo farete una seconda, solo che questa volta non lo riporterete in carcere.» «Vuole essere lei a spiegare ai miei figli come mai loro padre è finito in gattabuia, signora Edgecombe?» l'apostrofò Dean. «Con l'accusa di aver aiutato un assassino a evadere?» «Non accadrà niente di simile, Dean. Prepareremo un piano. La faremo sembrare un'invasione autentica.» «Allora si assicuri che sia un piano che possa essere architettato da un uomo che non si ricorda più nemmeno come ci si allacciano le scarpe. Perché dovranno crederci.» Lei lo osservò un po' smarrita. «Non servirebbe. Anche se trovassimo una maniera, non servirebbe a niente.» «Perché? Perché?» Ora Janice sembrava in procinto di piangere. «Perché mai?» «Perché un nero, alto 2 metri, con la testa pelata dentro un cervello così piccolo che c'è da chiedersi come riesca a trovare da mangiare. Quanto tempo potrebbero passare, secondo te, prima che sia ripreso? 2 ore? 6?
ma è arrivato all'età che ha senza attirare molta attenzione», insisté lei. Una lacrima le scivolò sulla guancia. Se la strappò via con un colpo della mano. Aveva anche ragione. Avevo scritto ad amici e parenti che abitavano più a sud chiedendo loro se avessero notato sui giornali notizie di cronaca riguardanti un uomo la cui descrizione ricordasse quella di John Coffey. Qualsiasi cosa. Lo stesso aveva fatto Janice. Fino a quel momento avevamo raccolto una sola segnalazione interessante, avvenuta nella cittadina di Muscle Shoals, in Alabama. Nel 1929 un tornado aveva colpito una chiesa nella quale si stavano svolgendo le prove di un coro, e un gigantesco uomo di colore aveva estratto due delle vittime dalle macerie. Le persone presenti le avevano date per morte sulle prime, mentre era risultato che nessuna delle due aveva subito ferite se non di lieve entità. «Era stato un miracolo», aveva dichiarato uno dei testimoni. Il nero, che non era del luogo ed era stato assunto dal pastore per quella sola giornata perché sbrigasse tutta una serie di lavoretti, era scomparso nella grande confusione generale. «È vero che nessuno ha badato a lui, ma non bisogna dimenticare che il suo non farsi notare è avvenuto quasi tutto prima che venisse arrestato e condannato per aver violentato e ucciso due bambine». Janice non rispose. Rimase seduta senza parlare per quasi un minuto intero. Poi fece una cosa che lasciò esterrefatto me quanto senza dubbio era stato traumatico per lei, vedermi scoppiare improvvisamente in lacrime. Muovendosi di scatto sventagliò un braccio sul tavolo facendo schizzare via tutto quello che c'era sopra. Piatti, bicchieri, tazze posate, la ciotola con il cavolo a striscioline, la zuppiera con la minestra di zucca, il piatto con il prosciutto affettato, il latte e la caraffa di tè freddo. Tutto volò via dal tavolo per schiantarsi sul pavimento. «Porca merda!» proruppe Dean, spingendosi precipitosamente all'indietro a rischio di stramazzare a terra. Janice non lo sentì neppure, stava fissando me e Brutal, ma soprattutto me. «Allora avete intenzione di ucciderlo, vigliacchi? Avete intenzione di uccidere l'uomo che ha salvato la vita a Melinda Mursi, che ha cercato di salvare la vita di quelle due povere bambine? Ah già! Almeno ci sarà un negro in meno al mondo, giusto? Vi potrete consolare con questo. Un dannato muso nero in meno al mondo!» Si alzò, guardò la propria seggiola e la scaraventò contro il muro con un calcio. La sedia rimbalzò e cadde nella pozza di minestra. Io la presi per un polso, ma lei si liberò con rabbia. «Non mi toccare! La settimana prossima a quest'ora sarai un assassino. Né più né meno di quel Wharton. Perciò non mi toccare!» Uscì sul retro, si sollevò il grembiule davanti al viso e cominciò a singhiozzarci dentro. Noi quattro ci guardammo ammutoliti. Dopo un po' io mi alzai e mi misi a pulire. Brutal fu il primo ad aiutarmi, poi si aggiunsero anche Harry e Dean. Quando la cucina ebbe riacquistato un aspetto più o meno decente, se ne andarono. Per tutto il tempo nessuno di noi aveva aperto bocca. Non c'era del resto altro da dire. Capitolo 6. Era la mia notte di libertà. Rimasi nel soggiorno della nostra casetta a fumare sigarette, ad ascoltare la radio e a osservare il buio emergere dal suolo per ingoiare il cielo. La televisione mi sta anche bene, non la osteggio, ma non mi piace come ti estranea dal resto del mondo, escludendo dalla tua attenzione tutto quanto circonda la sua vitrea realtà. Per questo verso almeno la radio era meglio. Entrò Janice, si inginocchiò di fianco al bracciolo della mia poltrona e mi prese la mano. Per qualche minuto non parlammo, restammo così, ad ascoltare College of Musical Knowledge di Kaiser e a guardare lo spuntar delle stelle. A me andava benissimo. «Sono così dispiaciuta di averti dato del vigliacco. Mi fa star male, come non mi era mai successo per niente di quello che mi è capitato di dirti in tanti anni». «Peggio anche di quella volta che eravamo in tenda e mi hai dato del vecchio puzzolone?» le chiesi, e allora ci mettemmo a ridere, e ci scambiammo un bacio o due, e fra noi fu tutto di nuovo più roseo. Era così bella la mia Janice, e la sogno ancora.
vecchio e stanco di vivere come sono, sogno di vederla entrare nella mia camera in questo luogo di solitudine e dimenticanza, dove tutti i corridoi odorano di urina e bollitura di cavoli. Sogno che è giovane e bella, con gli occhi blu e i bei seni alti, quelli dai quali non riuscivo a tener lontane le mani, e mi dice: «Ti sei sbagliato, caro. Io non ero su quel pullman quando c'è stato l'incidente». Ancora oggi mi capita di sognarlo, e certe volte quando mi sveglio e mi rendo conto che è stato un sogno, piango. Io, che da giovane non piangevo quasi mai. «Al lo sa?» mi domandò infine. «Che John è innocente? Non vedo come potrebbe saperlo». «Potrebbe aiutare? Ha qualche influenza su Cribus?» «Neanche uno straccio, tesoro». Lei annuì, come se se lo fosse aspettato. «Allora non dirglielo. Se non può farci niente, per l'amor del cielo, che non lo sappia». «Sì». Mi guardò con fermezza. «E non darti malato quella notte. Nessuno di voi deve farlo, non potete». «No, non possiamo. Se ci siamo noi, possiamo almeno fare in modo che sia una cosa veloce. È il minimo. Non andrà come con Delacroix». Per un attimo, fortunatamente breve, vidi lo straccio di seta nera consumarsi sul volto di Del ed esporre i grumi di gelatina brustolita che erano stati i suoi occhi. «Non hai come venirne fuori, vero?» Mi prese la mano e se la portò sul morbido velluto della guancia. «Povero Paul, povero uomo». Non dissi niente. Mai prima di allora o dopo provai così forte il desiderio di scappare da qualcosa. Prendere Jen con me, io e lei e una sola valigia, in fuga per non so dove. «Il mio povero uomo. Parlagli». «A chi? John?» «Sì, parlagli. Scopri che cosa vuole lui». Riflettei e annuì. Aveva ragione, come quasi sempre. Capitolo 7. Due giorni dopo, il 18 novembre, Bill Dodge, Hank Bitterman e alcuni altri agenti stagionali, di cui non ricordo il nome, accompagnarono John Coffey al blocco D per la sua doccia, e noi facemmo le prove generali della sua esecuzione. Non ci servimmo di Tut-Tut come sostituto di John, sapevamo tutti, anche senza parlarne, che sarebbe stato un sacrilegio. Mi ci misi io. «John Coffey», intonò Brutal con una voce non priva di incertezza, rivolgendosi a me, seduto e bloccato su Old Sparky. «Sei stato condannato a morire sulla sedia elettrica da una sentenza emessa da una giuria di tuoi pari». «I pari di John Coffey? Che assurdità! Per quel che ne sapevo non esisteva un altro come lui su tutto il pianeta». Poi ricordai che cosa aveva detto quando si era fermato a guardare Sparky dai piedi delle scale che scendevano nel mio ufficio. «Sono ancora qui dentro, li sento gridare». «Liberatemi da qui», gracchiai. «Aprite queste ganasce e fatemi alzare». Loro mi accontentarono, ma per qualche istante rimasi come paralizzato dov'ero, quasi che Old Sparky non mi volesse lasciare andare. Mentre tornavamo al blocco, Brutal mi parlò a voce bassa, così bassa da non farsi udire nemmeno da Dean e Harry, che dietro di noi stavano sistemando le ultime seggiole. «Ho fatto alcune cose nella mia vita di cui non vado fiero, ma questa è la prima volta che mi sento veramente in pericolo di finire all'inferno». Lo guardai per assicurarmi che non stesse scherzando. Non ebbi questa impressione. «In che senso?» «Nel senso che ci stiamo preparando a uccidere un dono di Dio. Uno che non ha mai fatto male né a noi né ad altri. Che cosa potrò dire se mi dovessi trovare al cospetto del Padre nostro Onnipotente e lui mi chiedesse di spiegargli perché l'ho fatto? Gli rispondo che era il mio lavoro, il mio mestiere». Capitolo 8. Quando gli stagionali che lo avevano accompagnato alla doccia riportarono John nella sua cella, io aprii la porta, entrai e mi sedetti sulla branda accanto a lui. Al tavolo di servizio c'era Brutal.
Alzò lo sguardo, mi vide solo con il detenuto ma non disse niente. Tornò a concentrarsi sulle scartoffie che stava imbrattando senza smettere un solo momento di leccare la punta della matita. John mi guardò con quei suoi occhi strani, arrossati e distanti, sul punto di piangere e tuttavia calmi, come se piangere non fosse poi un modo così brutto di vivere la vita, una volta che ci fai l'abitudine. Arrivò persino ad accennare un sorriso. Profumava di sapone, ricordo, lindo e fresco come un bebè dopo il suo bagnetto serale. «Ciao, capo!» mi salutò e mi prese le mani nelle sue. Lo fece con una naturalezza del tutto spontanea. «Ciao, John!» Avevo un piccolo groppo in gola e cercai di deglutirlo. «Credo che tu sappia che ormai ci stiamo arrivando. Un paio di giorni ancora.» Non disse niente, restò lì buono a tenermi le mani. A ripensarci ora mi viene da pensare che qualcosa avesse già cominciato ad accadermi in quel momento, ma ero troppo preso dai miei doveri d'ufficio, nella mente e nel cuore, perché potessi accorgermene ora. «C'è niente di speciale che vorresti da mangiare a cena quella sera, John? Possiamo procurarti quasi tutto, anche una birra se ti va. Dovrai solo berla da una tazza da caffè.» «Non mi è mai piaciuta.» «Qualcosa di particolare da mangiare, allora?» La sua fronte si increspò sotto la cupola del suo liscio cranio bruno. Poi la sua fronte si ridistese e John sorrise. «Polpettone.» «E polpettone sia. Con sugo di carne e pure di patate.» Avvertì un formicolio come quello che ti prende al braccio quando ci hai dormito sopra, se non che io ce l'avevo su tutto il corpo. Nel corpo. Nient'altro? «Non so, capo. Quel che avete mi andrà bene. Zuppa di gombo, magari, ma mi va bene tutto.» «D'accordo», conclusi io, e pensai che vi avrei aggiunto anche una fetta di crostata di pesche della signora Jenny Sedgcomb. «Ora, dimmi, ti piacerebbe che venisse a trovarti un uomo di Dio? Qualcuno con cui recitare una piccola preghiera dopodomani? E di conforto, l'ho visto molte volte. Potrei sentire il reverendo Schuster, quello che è venuto quando Del...» «Non voglio nessuno», dichiarò John. «Tu sei stato buono con me, capo. Puoi dirla tu una preghiera se vuoi. Mi piacerebbe. Potrei inginocchiarmi con te per un po'.» «Io? John, ma io non...» Mi schiacciò un po' di più le mani e la sensazione che stavo provando si intensificò. «Sì che puoi, non è vero, capo?» «Immagino tu abbia ragione», sentii dire a me stesso. Era come se la mia voce avesse sviluppato un eco. «Immagino di sì, se proprio devo.» Intanto la sensazione che provavo dentro era forte, simile a quella della volta precedente, quando mi aveva guarito dalla mia infezione alle vie urinarie, ma anche diversa, e non solo perché questa volta non avevo nessun malanno, era diversa perché questa volta non sapeva che lo stava facendo. A un tratto mi sentii atterrito, quasi soffocato dal bisogno di scappare. Mi si accendevano dentro luci laddove mai se ne erano accese prima, non solo nel cervello, ma in tutto il corpo. «Tu e il signor Howell e tutti gli altri capi siete stati buoni con me. So che vi siete preoccupati, ma adesso dovete smettere di starci male, perché io voglio andare, capo.» Provai a parlare e non ci riuscì. Ci riuscì lui, viceversa. Ciò che disse fu il discorso più lungo che gli avessi mai sentito pronunciare. «Non ne posso più del dolore che sento e vedo, capo. Non ne posso più di vivere in strada, solo come un pettirosso sotto la pioggia. Ma hai un amico da andarci assieme, un amico che mi dice da dove veniamo e dove stiamo andando, e perché. Non ne posso più della gente cattiva che si fa del male. Per me è come... cocci di vetro piantati nella testa. Non ne posso più di tutte le volte che ho voluto rimediare e non ho potuto. Non ne posso più di stare al buio. Soprattutto è il dolore
ce n'è troppo. Se potessi smettere di sentirlo, lo farei. Ma non posso. Basta, cercai di ribattere, basta, lasciami andare le mani, finisco annegato, se non mi lasci o annego o esplodo. Non esploderai, disse lui, sorridendo un po' all'idea. Però mi lasciò andare le mani. Mi sporsi in avanti boccheggiando. Tra le ginocchia vedevo ogni singola crepa del pavimento di cemento, ogni solco, ogni luccichio di mica. Alzai gli occhi al muro e vidi nomi che vi erano stati scritti nel 1924, 26 e 31. Quei nomi erano stati lavati via. Anche gli uomini che li avevano scritti erano stati lavati via in un certo senso, ma suppongo che non si riesca mai a cancellare qualcosa del tutto, non dal vetro scuro di questo mondo, e in quel momento li rivedevo, un groviglio di nomi sovrapposti gli uni agli altri, e guardarli era come ascoltare i morti parlare, cantare e invocare pietà. Mi sentivo le palle degli occhi pulsare nelle orbite, udivo il mio cuore. Avvertivo il sibilo del fluire del mio sangue per tutti i viali del mio corpo come lettere spedite in ogni dove. Udii il fischio di un treno in lontananza, il convoglio delle 3:50 per Priceford, immagino, ma non potevo esserne sicuro perché non l'avevo mai sentito prima. Non da Coal Mountain, perché il punto in cui la ferrovia correva più vicino al penitenziario statale era 10 miglia a est. Non avrei potuto udirlo dal carcere, così avresti detto, e così avrei creduto anch'io fino al novembre del 1932. Ma quel giorno lo udì. Non so dove scoppiò una lampadina, un rumore forte come di una bomba. «Che cosa mi hai fatto?» bisbigliai. «Oh, John, che cosa mi hai fatto?» «Scusami, capo. Non ci stavo pensando. Niente di importante, non temere. Ti sentirai come prima fra poco.» Mi alzai e andai alla porta della cella. Mi sembrava di camminare in un sogno. Quando ci arrivai, John disse: «Ti chiedi perché non hanno gridato. È l'unico particolare che ancora ti dà da pensare, vero? Perché quelle due bambine non hanno gridato quando erano ancora sulla veranda di casa?» Mi voltai e lo guardai. Avrei potuto contare a una le venuzze rosse nei suoi occhi, tutti i pori della pelle del suo viso, e percepivo la sua afflizione, il dolore che raccoglieva dal suo prossimo come una spugna assorbe acqua. Vedevo anche l'oscurità di cui mi aveva parlato. Si prendeva tutti gli spazi vuoti del mondo come lui lo vedeva, e in quel momento provai per lui insieme pietà e un grande sollievo. Sì, sarebbe stato terribile quello che avremmo fatto. Niente poteva modificare quella realtà, ma gli avremmo anche fatto un piacere. «L'ho visto quando quell'uomo cattivo mi ha afferrato. È stato lì che ho saputo che era stato lui a farlo. Quel giorno l'ho visto. Ero tra gli alberi e l'ho visto che le lasciava cadere e scappava via. Ma...» «Te lo sei scordato?» «Sì, capo. Fino a quando mi ha toccato, non l'ho ricordato più.» E allora perché non hanno gridato, John? Ha fatto loro del male abbastanza da farle sanguinare, con i genitori che erano appena al piano di sopra. Allora perché non hanno gridato?» Lui mi guardò con quei suoi occhi spiritati. «A una ha detto: se gridi ammazzo tua sorella, non te. E la stessa cosa ha detto all'altra. Vedi?» «Sì», sussurrai. E lo vedevo davvero. La veranda dei Detterick immersa nel buio, Wharton curvo sulle bambine come un orco, una delle due che forse era sul punto di lanciare un grido e Wharton che la colpiva, facendola sanguinare dal naso. Da lì proveniva il grosso del sangue che era stato ritrovato. «Le ha uccise con il loro amore di sorelle. Vedi come ha fatto?» Annuì, non potendo più parlare. Lui sorrise. Stava piangendo di nuovo, ma sorrideva. «È così,
che va tutti i giorni, in tutto il mondo. Poi si distese e si girò dalla parte del muro. Io uscii sul miglio, chiusi a chiave la sua cella e mi avvicinai al tavolo. Ancora mi sentivo come in un sogno. Mi resi conto che udivo i pensieri di Brutal, un bisbiglio molto lieve, come scrivere coscienza, mi pare. Stava pensando coscienza con la I, senza conoscenza o come diavolo era quel trucchetto. Poi alzò gli occhi, fece per sorridere e rinunciò quando mi ebbe guardato meglio. Paul, stai bene? Sì. Poi gli riferì che cosa mi aveva detto John. Non tutto tutto, e certo non gli parlai delle sensazioni che mi aveva provocato prendendomi le mani. È un particolare che non ho rivelato a nessuno, nemmeno a Janice. La prima a saperlo sarà Elaine Connelly, posto che abbia voglia di leggere queste ultime pagine dopo aver letto tutto il resto. Ma gli ripetei la sua dichiarazione di volersene andare. L'impressione fu che Brutal ne fosse risollevato, almeno in parte, ma avvertì, o udì, il dubbio che gli attraversò la mente che mi fossi inventato tutto io, giusto per mettergli il cuore in pace. Subito dopo lo sentii decidere di crederci, se non altro perché gli avrebbe reso il momento un po' più facile quando fosse arrivato. Paul, non è che ti sta tornando quell'infezione? Sei tutto accaldato? No, credo di essere a posto. Gli risposi, non lo ero, ma mi ero persuaso ormai che John avesse detto il vero e che presto mi sarebbe passata. Sentivo il formicolio scemare. Comunque non ti farebbe male andare di là in ufficio a sdraiarti un po'. Sdraiarmi era l'ultima cosa di cui sentivo il bisogno in quel momento e la proposta mi parve così ridicola che per poco non ne risi. Piuttosto avrei avuto voglia di costruirmi una casetta, perlinarmela tutta quanta con le mie mani, allestirmi un bel orticello sul retro e seminarlo. Tutto prima dell'ora di cena. È così che va, pensai, tutti i giorni, in tutto il mondo. Quell'oscurità, in tutto il mondo. Credo che farò invece un salto in amministrazione. Ho due o tre cosucce da controllare. Come preferisci. Andai alla porta e l'aprii. Poi mi girai. Guarda che ti ricordavi bene. Scienza e coscienza con la I. Conoscenza e senza. Attento alle eccezioni, però. Ce n'è sempre qualcuna per ogni regola. Uscì, senza che dovessi voltarmi a guardarlo, per sapere che mi fissava a bocca aperta. Continuai a darmi da fare per il resto di quel turno, incapace di star seduto per più di 5 minuti di fila prima di saltare di nuovo in piedi. Andai in amministrazione, quindi presi a marciare avanti e indietro per il cortile vuoto, finché le sentinelle nelle torrette avranno pensato che fossi impazzito. Sul finire del mio turno di servizio cominciavo a calmarmi, e mi si andava anche placando nella testa quel frusciare di pensieri che era come uno stormire di foglie. Mentre tornavo a casa, però, il malessere rispuntò più forte di prima. Dovetti fermare la Ford ai bordi della strada, scendere e correre per quasi mezzo miglio, a testa bassa, con le braccia a stantuffo e il fiato che mi bruciava la gola, caldo come un oggetto trasportato sotto l'ascella. Solo dopo la corsa cominciai finalmente a sentirmi di nuovo normale. Tornai per un po' al piccolo trotto verso il punto in cui avevo parcheggiato la Ford e percorsi l'ultimo tratto camminando, con l'alito che si condensava nell'aria fredda. Giunto a casa dissi a Janice che John Coffey aveva affermato di essere pronto, di volersene andare. Annuì e mi sembrò rasserenata. Lo era davvero? Non so. 6 ore prima, ma anche solo 3, avrei letto nella sua anima, ma ora non più. E ne ero contento. John aveva ripetutamente dichiarato che era stanco e ora capivo perché. Essere come lui avrebbe stancato chiunque, in chiunque avrebbe alimentato un accorato desiderio di riposo e quiete. Quando Janice mi domandò perché avessi un'aria così trafelata e fossi così sudato, le risposi che tornando a casa avevo fermato la macchina per correre un po', correre di buona lena. Tanto le rivelai, come posso aver già accennato in una delle ormai troppe pagine precedenti, perché abbia voglia di sfogliarle per accertarmene, le bugie erano estranee al nostro matrimonio. Ma non le spiegai perché. E lei non me lo chiese. Life is for the living in the water. Oh. Capitolo 9.
Non ci furono temporali la notte in cui toccò a John Coffey percorrere il Miglio Verde. Il freddo era quello stagionale per quella regione in quell'epoca nell'anno, quantomeno negli anni 30, e milioni di stelle brillavano sui campi spogliati dalle loro messi, dove la brina scintillava sugli steccati e riluceva come diamanti sugli scheletri secchi del mais di luglio. Le operazioni sarebbero state dirette da Brutus Howell per quella volta. Lui avrebbe collocato la calotta sulla testa del condannato e ordinato a Van Hay di dare corrente. Bill Dodge assisteva Van Hay e verso le 11:20 della sera del 20 novembre, Dean, Harry e io ci presentammo davanti all'unica delle nostre celle in cui ospitavamo un detenuto. Quella in cui John Coffey sedeva in fondo alla sua branda, con le mani strette tra le ginocchia e una macchiolina di sugo sul colletto della camicia celeste. Ci guardò attraverso le sbarre con una calma che almeno all'apparenza era molto superiore a quella che provavamo noi. Io avevo le mani fredde e un battito nelle tempie. Una cosa era sapere che se ne andava volentieri. Serviva quantomeno a rendere il nostro compito sopportabile, ma altra cosa era sapere che stavamo per giustiziarlo per il crimine commesso da un altro. Avevo visto Al Morse per l'ultima volta verso le 7. Era nel suo ufficio ad abbottonarsi il cappotto. Era pallido e le mani gli tremavano impacciandogli vistosamente i movimenti con quei bottoni. Mi era venuta quasi voglia di intromettermi e allacciarglieli io, allontanandogli le mani come si fa con un bambino. Sconcertante ironia che Melinda fosse apparsa in condizioni di salute migliori quando ero andato a trovarla con Jen il fine settimana precedente di quanto mi fosse sembrato Al poche ore prima dell'esecuzione di John Coffey. Non sarò presente questa volta. Ci sarà Curtis. E so che con te, Brutus, Coffey sarà in buone mani. D'accordo, faremo del nostro meglio. Nessuna novità su Percy? Naturalmente il senso implicito della mia domanda era: sta tornando in sé? Non è che in questo preciso istante è da qualche parte a raccontare a qualcuno, per esempio un medico, che lo avevamo legato come un salame e che l'avevamo sbattuto in cella d'isolamento come uno qualsiasi degli altri nostri ragazzi difficili, uno qualsiasi dei nostri biecoloni, per dirla con parole sue? E se sta spifferando tutto, non è che gli credono? Ma secondo Al, Percy era tale e quale, non parlava, e per quanto si riuscisse a capire, non era nemmeno tra noi. Fisicamente era ancora in Indianola. Oggetto di valutazione, aveva specificato Al, mostrandomi con una smorfia quanto quell'espressione gli fosse oscura, ma se non ci fossero stati miglioramenti, presto sarebbe stato trasferito. «Come se la sta cavando, Coffey?» mi aveva chiesto poi lui. Era finalmente riuscito ad allacciarsi l'ultimo bottone del cappotto. «Andrà tutto bene, direttore», lo avevo tranquillizzato io. Lui aveva risposto con un cenno del capo al mio. Poi era andato alla porta, con quell'aria di uomo vecchio e malato. «Com'è possibile che tanto bene e tanto male convivano nella stessa persona? Com'è possibile che l'uomo che ha guarito mia moglie sia lo stesso uomo che ha ucciso quelle bambine? Tu lo capisci?» Gli avevo risposto di no, che le vie del Signore sono misteriose, che c'è del bene e del male in tutti noi, che non è dato a noi indagarne il perché e bla 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 blu blu e bla bla. La gran parte erano cose che avevo appreso alla chiesa di Lodi a Gesù il Signore Onnipotente, e Al mi aveva ascoltato annuendo continuamente, con un'espressione di quasi rapimento. Poteva permettersi di annuire, no? E anche di sembrare rapito. C'era profonda tristezza sul suo viso. Era senz'altro molto scosso, non ne ho mai dubitato, ma quella volta non ci furono lacrime, perché aveva una moglie a cui tornare a casa. Aveva la sua compagna a cui tornare, una compagna in perfetta salute. Grazie a John Coffey lei stava bene, e l'uomo che aveva firmato l'esecuzione di John poteva lasciare l'ufficio e tornare da lei. Al non era costretto ad assistere a quanto sarebbe accaduto. Avrebbe potuto dormire quella notte nel calore di sua moglie mentre John Coffey, sdraiato su una lastra di pietra negli scantinati del Country Hospital, si sarebbe progressivamente raffreddato con il passare verso l'alba delle ore tacite e inimiche. E avevo odiato Al per tutto questo. Solo un pochino e per non molto tempo, ma il sentimento che avevo provato era senz'altro odio, quello autentico.
Entrai dunque nella cella seguito da Dean e Harry, entrambi pallidi e scorati. «Sei pronto, John?» Lui annuì. «Sì, capo. Credo di sì.» «Bene. Ho qualcosa da dire prima che usciamo.» «Di tutto quello che devi, capo.» John Coffey, quale funzionario e rappresentante della corte, recitai il mio discorsetto fino in fondo e alla fine Harry Terwilliger mi affiancò e tese la mano. Per un momento John rimase sorpreso, poi sorrise e gliela strinse. Dean, più bianco in volto che mai, gli offrì la sua. «Meriti meglio di questo, Johnny», mormorò con la voce roca. «Mi dispiace.» «Andrà tutto bene», rispose John. «Questa è la parte difficile. Fra poco sarà tutto a posto.» Si alzò e dalla camicia gli scivolò fuori la medaglietta di San Cristoforo che gli aveva regalato Melly. «John, quella dovresti darla a me. Te la rimetterò al collo dopo. Dopo, se vuoi, ma per adesso è meglio che la tenga io.» Era d'argento e se l'avessi avuta addosso quando Jack Van Eye avesse dato corrente, c'era il rischio che gli si fondesse nella pelle. Anche se non si fosse arrivati a tanto, era probabile che un fenomeno di galvanostegia gli lasciasse sul petto una sorta di fotografia carbonizzata della medaglia. L'avevo già visto succedere. Avevo visto quasi tutto negli anni di servizio al miglio, più di quanto sarebbe stato opportuno per la mia salute. In quel momento me ne rendevo conto. Si sfilò la catenella dalla testa e me la mise in mano. Io riposi la medaglietta in tasca e gli chiesi di uscire dalla cella. Non era necessario controllargli la testa per assicurarsi che il contatto fosse saldo e la conduzione buona. Ce l'aveva liscia come il palmo della mia mano. «Sai, capo, oggi pomeriggio mi sono addormentato e ho fatto un sogno. Ho sognato il topo di Del.» «Davvero, John?» Mi misi al suo fianco sinistro. Harry si portò sulla sua destra. Dean si piazzò dietro di noi e ci avviammo per il miglio verde. Per me fu quella l'ultima volta che lo percorsi con un condannato. «Sì, ho sognato che ero finito giù in quel posto di cui parlava capo Howell, la città dei topi. Ho sognato che c'erano bambini e che ridevano. Ah, come si divertivano ai suoi numeri.» Rise anche lui a ripensarci. Poi ridivenne serio. «Ho sognato che c'erano anche quelle due bambine bionde. Ridevano anche loro. Io li ho prese in braccio e non c'era sangue che veniva fuori dai capelli. Stavano benissimo. Abbiamo guardato tutti insieme il signor Jingles che faceva rotolare quel rocchetto e che risate ci siamo fatti a crepapelle.» «Ma guarda!» Stavo pensando che non ce la potevo fare, escluso, nemmeno a parlarne. Mi sarei messo a piangere o a gridare o forse mi sarebbe scoppiato il cuore per la disperazione e sarebbe stata la fine anche per me. Entrammo nel mio ufficio. John si guardò attorno per un momento o due, poi si inginocchiò, senza farsi invitare. Dietro di lui Harry mi guardava con occhi traumatizzati. Dean era più bianco di un cencio. Mi inginocchiai anch'io e riflettei che si stava covando un singolare ribaltamento delle parti. Dopo tutti i prigionieri che avevo aiutato a rialzarsi perché potessero compiere fino in fondo il loro viaggio, quella volta era probabile che toccasse a me accogliere il sostegno di qualcuno per rimettermi in piedi. Così sentivo. «Per che cosa dobbiamo pregare, capo?» «Forza», risposi, senza nemmeno pensarci. Chiusi gli occhi e dissi: «Signore Dio, Signore Dio nostro, aiutaci, ti prego, a finire quello che abbiamo cominciato e, ti prego, accogli quest'uomo, John Coffey, come la bevanda, ma non scritto alla stessa maniera, nel tuo regno, e dagli pace. Aiutaci, ti prego, ad assisterlo nella maniera che merita e fai che tutto vada come deve. Amen.» Aprì gli occhi e guardai Dean e Harry. Li trovai entrambi un po' meno smarriti. Probabile che fosse perché avevano avuto qualche istante per riprendere fiato.
Dubito che fosse stata la mia preghiera. Feci per rialzarmi e John mi prese per il braccio. Mi rivolse uno sguardo che conteneva insieme timidezza e speranza. Ricordo una preghiera che mi hanno insegnato quando ero piccolo. Credo di ricordarla abbastanza bene. Posso dirla? Ma certo, John, intervenne Dean. Certo che puoi dirla, c'è tutto il tempo. John chiuse gli occhi e si concentrò aggrottando la fronte. Mi ero aspettato magari la preghiera che si recita prima di dormire, l'angelo custode, o un padre nostro un po' raffazzonato, mentre ascoltai parole che non avevo mai udito prima e mai avrei udito in futuro, per quanto i sentimenti espressi e le loro formulazioni fossero abbastanza comuni. Levandosi le mani davanti agli occhi chiusi, John Coffey intonò: Bambin Gesù, mio buon fratello, prega per questo trovatello. Sii la mia forza, Gesù bambino, fino alla fine stammi vicino. Amen. Aprì gli occhi, cominciò a rialzarsi, poi mi fissò. Io mi asciugai con il braccio, mentre lo ascoltavo mi era tornato alla mente Del. Anche lui aveva voluto recitare una preghiera personale alla fine. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Mi dispiace, John. Non ci pensare, rispose lui. Mi strinse il braccio e sorrise. Poi, come avevo sospettato che dovesse accadere, mi aiutò a rialzarmi. Capitolo 10. Non furono molti i testimoni, forse 14 in tutto, la metà di quelli che si erano riuniti nel magazzino per l'esecuzione di Delacroix. Era venuto Cribus, traboccante dalla seggiola come sempre, ma non vidi il suo vice McGee. Come Al Moores, aveva evidentemente deciso di saltare quella. Seduta in prima fila c'era una coppia di anziani che lì per lì non riconobbi, nonostante le numerose volte che avevo visto le loro fotografie in altrettanti articoli prima di quel giorno della terza settimana di novembre. Poi, quando fummo vicini alla pedana sulla quale ci attendeva Old Sparky, la donna sbraitò: «Muori adagio, figlio di un cane!» E allora capì che erano i Detterick, Klaus e Marjorie. Non li avevo riconosciuti perché non capita spesso di vedere due persone anziane che non hanno ancora toccato i 40 anni di età. John ingobì le spalle al suono della sua voce e lo sceriffo Cribus manifestò la sua approvazione con un grugnito. Hank Bitterman, collocato in servizio d'ordine vicino alla prima fila dello sparuto gruppo di spettatori, non distolse mai lo sguardo da Klaus Detterick. Eseguiva miei ordini specifici, tuttavia Detterick non abbozzò una sola mossa in direzione di John durante tutte le operazioni. Detterick sembrava trasferito su qualche altro pianeta. Fermo di fianco da Old Sparky, Brutal mi indirizzò un gesto discreto con il dito quando montammo sulla pedana. Ripose la pistola nella fondina e prese John per il braccio, scortandolo alla sedia elettrica, con tutta la delicatezza di un ragazzo che accompagna la sua amichetta in pista per il loro primo ballo da fidanzatini. «Tutto bene, John?» domandò a voce bassa. «Sì, capo, ma...» I suoi occhi viaggiavano da una parte all'altra nelle orbite e per la prima volta lasciò intendere la sua paura nell'atteggiamento e nella voce. «Ma c'è molta gente qui dentro che mi odia. Ce n'è molta. Lo sento. Fa male. Sono come punture di ape e fanno male.» «Senti noi allora», gli suggerì Brutal, sempre parlando sottovoce. «Noi non ti vogliamo male. Questo lo senti, vero?» «Sì, capo.» Ma ora la sua voce tremava di più e dagli occhi avevano ripreso a sgorgargli quelle lacrime lente. «Ammazzatelo due volte, ragazzi!» strillò a un tratto Marjorie Detterick, la sua voce rotta, stridente, echeggiò come uno schiaffo. John sussultò di nuovo e gemette.
Uccidetelo due volte, perché due volte deve morire quell'assassino e violentatore di bambini! Muovendosi come una persona che sogna da sveglio, Klaus l'attirò contro di sé. Marjorie scoppiò in singhiozzi. Vidi con sgomento che stava piangendo anche Harry Terwilliger. Fino ad allora gli spettatori non si erano accorti delle sue lacrime perché volgeva loro la schiena. Però me ne accorsi io. Ma che cosa potevamo fare, a parte andare avanti, fino in fondo? Io e Brutal ruotammo John su se stesso. Brutal schiacciò con la mano una spalla del gigante e John si sedette. S'aggrappò agli ampi braccioli di quercia, spostando gli occhi di qua e di là, facendo guizzare la punta della lingua a omettersi prima un angolo della bocca e poi l'altro. Io e Harry ci inginocchiammo. Il giorno prima uno dei detenuti che lavorava all'officina aveva saldato dietro nostra istruzione estensioni provvisorie alle ganasce inferiori, perché la circonferenza delle caviglie di John Coffey non era di quelle riscontrabili su una persona normale. Trascorsi non di meno qualche istante da incubo in cui temetti che sarebbero state troppo corte lo stesso e che avremmo dovuto riaccompagnarlo alla sua cella mentre si andava a cercare Sam Broderick, che all'epoca guidava la squadra dei ragazzi dell'officina, perché facesse apportare qualche altra modifica. Con un ultimo e più potente strattone riuscii infine a far scattare la ganascia dalla mia parte. John reagì con un movimento violento della gamba e un gemito strozzato. Lo avevo pizzicato. «Scusa, John», mormorai, e lanciai uno sguardo a Harry. Lui era riuscito a chiudere la sua ganascia più facilmente, o perché l'estensione della sua parte era più lunga, o perché il polpaccio destro di John era un po' meno muscoloso, ma contemplava il risultato dell'operazione con un'espressione dubbiosa. Credetti di indovinare perché. Le ganasce modificate avevano un aspetto famelico, sembravano fauci di alligatore. «Andrà tutto bene», sussurrai in un tono che speravo fosse convincente e sincero. «Asciugati la faccia, Harry». Lo fece, passandoci sopra il braccio, portandosi via lacrime dalle guance e gocce di sudore dalla fronte. Ci girammo. Homer Cribus, che stava parlando a voce troppo alta con l'uomo seduto al suo fianco, il pubblico ministero a giudicare dalla cravatta al laccio e dal vestito scuro, tacque. Era quasi ora. Brutal aveva bloccato un polso di John. Dean gli aveva fissato l'altro. Dietro la spalla di Dean scorgevo il medico, discreto come sempre, vicino al muro con la sua borsa nera tra i piedi. Credo che i giorni nostri siano in pratica loro a guidare operazioni del genere, specialmente quelle con l'impiego di siringhe, ma ai tempi miei bisognava quasi trascinarli di forza perché fossero presenti alle esecuzioni. Forse era un'epoca in cui avevano un'idea più precisa di che cos'era giusto per un dottore in medicina e che cosa era invece un'interpretazione perversa dello speciale giuramento che prestavano, quello per cui promettevano prima di tutto di non fare del male. Dean rivolse un cenno a Brutal. Brutal girò la testa. Parve lanciare un'occhiata al telefono che mai avrebbe squillato per gente come John Coffey e ordinò: «Vai con la 1. Ci fu il ronzio, come l'entrata in funzione di un vecchio frigorifero, e l'incandescenza delle lampadine si intensificò. Le nostre ombre si delinearono un po' più nette, sagome nere che si inerpicavano per il muro a librarsi come avvoltoi sopra l'ombra della sedia. John trasse un respiro sibilante, gli si sbiancarono le nocche. «Fa già male?» strepitò con la voce rotta la signora Detterick, schiacciata contro la spalla del marito. «Spero di sì, spero che faccia un male d'inferno!» Il marito la strinse. Perdeva sangue da una narice, notai in quel momento, un rivolino rosso che gli si insinuava nei baffi sottili. Quando, aprendo il giornale nel marzo dell'anno dopo, vidi che era morto di un colpo apoplettico, non ne fui affatto sorpreso. Brutal entrò nella visuale di John. Mentre gli parlava gli toccò la spalla. Era irregolare, ma di tutti i testimoni solo Curtis Anderson lo sapeva e scelse di ignorarlo. Mi diede in quel momento l'impressione di un uomo che desidera solo farla finita al più presto, un uomo animato dal disperato desiderio che sia finita. Si arruolò nell'esercito dopo Pearl Harbor, ma non lasciò mai la madrepatria. Morì a Fort Bragg in un incidente automobilistico. Intanto la tensione nel corpo di John si allentava sotto le dita di Brutal. Credo che John capisse poco o niente di quanto Brutal gli stava dicendo, ma trovava conforto nella mano che sentiva sulla spalla. Brutal, che sarebbe morto 25 anni dopo l'infarto. Stava mangiando un sandwich di pesce e guardava un incontro di wrestling in TV, secondo quanto dichiarato dalla sorella.
Era un buon uomo, amico mio, forse il migliore di noi. Non aveva difficoltà a comprendere come un uomo potesse simultaneamente desiderare di andarsene ed essere lo stesso atterrito dal viaggio. John Coffey, sei stato condannato a morire sulla sedia elettrica da una sentenza pronunciata da una giuria di tuoi pari e resa esecutiva da un giudice ufficialmente operante in questo stato. Dio salvi il popolo di questo stato. Hai qualcosa da dire prima che sia eseguita la sentenza? John si inumidì le labbra, poi parlò con chiarezza 6 parole. Mi dispiace per quello che sono. E fai bene! Gridò la madre delle 2 bambine morte. Oh, se fai bene, mostro! Oh, se ti devi dispiacere! Gli occhi di John si spostarono su di me. Non vi lessi rassegnazione, nessuna speranza di paradiso, nessun germoglio di pace interiore. Che cosa non darei per poter affermare il contrario? Che cosa non darei per poterlo raccontare a me stesso? Nei suoi occhi vidi paura, infelicità, incompletezza e incomprensione. I suoi erano gli occhi di un animale intrappolato e pieno di terrore. Pensai a che cosa mi aveva detto di come Wharton aveva trafugato Cora e Kate Detterick dalla veranda senza svegliare i loro genitori. Le ha uccise con il loro amore. È così che va tutti i giorni, in tutto il mondo. Brutal staccò il nuovo cappuccio dal gancio di ottone dietro la sedia, ma appena John lo vide e capì che cos'era, i suoi occhi si dilatarono di orrore. Guardò me e io vidi gocce enormi di sudore sulla volta del suo cranio glabro. Grandi come uova di Pettirosso mi sembrarono. Ti prego, capo, non mettermi quella cosa sulla faccia, gemette in un bisbiglio appena percettibile. Ti prego, non mettermi nel buio, non farmi andare nel buio, io ho paura del buio. Brutal mi stava guardando, sopracciglia inarcate, bloccate, con il cappuccio tra le mani. Con gli occhi mi diceva che la decisione era mia. Avrebbe obbedito comunque. Riflettei più veloce che potevo e come meglio potevo, ed era dura, con la testa che mi batteva in quel modo. Il cappuccio era la tradizione, non un obbligo di legge. Serviva in effetti a proteggere i testimoni. Tutto a un tratto decisi che non avessero bisogno di essere protetti, non quella volta. John non aveva fatto niente di niente nella sua vita da giustificare che si trovasse dov'era. Loro non lo sapevano, ma noi sì. Così decisi di accontentare quella sua ultima richiesta. Quanto a Marjorie Detterick, mi avrebbe probabilmente inviato un bigliettino di ringraziamento. «Come vuoi, John», mormorai. Brutal riappese il cappuccio. Alle nostre spalle Homer Cribus manifestò la sua indignazione nei toni da campagnolo del sud che gli erano propri. «Ehi, voi altri! Mettetegli in testa quello straccio! Che sarebbe? Dovremmo star qui a guardargli scoppiare gli occhi?» «Faccia silenzio, signore», risposi io senza voltarmi. «Questa è un'esecuzione e lei qui non ha alcuna autorità». «Non più di quella che hai pensato bene di chiudere in un armadio quando è stato il momento di doverlo andare ad arrestare, barile di grasso!» sibilò Harry. Harry sarebbe morto nel 1982, a quasi 80 anni di età. Un vecchio. Non al mio livello, si capisce, ma lo sono in pochi. Fu un cancro all'apparato digerente, non so quale. Brutal si chinò e pescò dal secchio il disco di spugna. Vi schiacciò un dito e se ne leccò la punta, ma avrebbe potuto evitarselo, si vedeva bene come gocciolava. Infilò il disco nella calotta, quindi posò la calotta sulla testa di John. Per la prima volta vidi che Brutal era pallido, di un pallore cinereo, sul punto di svenire. Ricordai quando mi aveva confidato di sentirsi, per la prima volta in vita sua, in pericolo di finire all'inferno, perché ci preparavamo a uccidere un dono di Dio. Avvertii improvviso e violento il bisogno di vomitare. Lo controllai, ma solo con un grande sforzo. L'acqua che usciva dalla spugna gocciolava ai lati della faccia di John. Dean Stanton gli passò intorno al torace la cinghia, svolta per l'occasione per tutta la sua lunghezza, e me ne consegnò le estremità. Avevamo preso tante precauzioni per cercare di proteggere Dean la notte della nostra sortita perché non avessero a patirne i suoi figli, senza poter sapere che gli restavano meno di 4 mesi di vita. Dopo John Coffey fece richiesta di trasferimento dal Miglio Verde e passò al blocco C, dove un detenuto gli squarciò la gola con un pezzo di vetro e lasciò che il sangue della sua vita si travasasse sulle assi sporche del pavimento.
Non ho mai saputo perché. Credo che nessuno l'abbia mai saputo il perché. Old Sparky mi appare come un tale ordigno di perversità quando torno con la memoria a quei giorni, una così micidiale invenzione della follia. Fragili come vetro soffiato siamo noi, anche nelle condizioni migliori. Ammazzarci l'un l'altro con il gas e l'elettricità è a sangue freddo. Che follia. Che orrore. Brutal controllò la cinghia e fece un passo indietro. Aspettai che parlasse, ma rimase in silenzio. Quando si incrociò le mani dietro la schiena nella posizione militare di riposo, capii che non l'avrebbe fatto. Forse non poteva. Pensavo di non poterlo fare nemmeno io, ma poi guardai gli occhi lacrimanti e atterriti di John e capii che dovevo. Avessi a meritarne la dannazione eterna, dovevo. «Vai con la 2!» ordinai con una voce polverosa e cigolante che non riconobbi per mia. La calotta emise un ronzio. 10 dita enormi si staccarono dall'estremità dei braccioli di quercia e si aprirono a ventaglio in 10 direzioni diverse, con le punte che vibravano. Le sue grosse ginocchia sussultarono, ma le ganasce alle caviglie ressero. 3 delle lampadine appese al soffitto saltarono. Marjorie Detterick gridò spaventata dagli scoppi e perse i sensi fra le braccia del marito. Sarebbe morta a Memphis 18 anni dopo. Harry mi spedì il necrologio. Sarebbe rimasta vittima di un incidente in cui era coinvolto un tram. John si inarcò in avanti contro la cinghia che gli attraversava il petto. Per un momento i suoi occhi incontrarono i miei. Erano consapevoli. Io fui l'ultima cosa che vide mentre lo spingevamo oltre il ciglio del mondo. Poi ricadde contro lo schienale e la calotta gli scivolò inclinandosi un po' sulla testa e lasciando trapelare uno sbuffo di fumo. Una sorta di nebbiolina fuligginosa. Ma nell'insieme devo dire che fu veloce. Dubito che fosse indolore, come affermano sempre i sostenitori della sedia. È una circostanza che nemmeno i più accaniti di loro sembra desiderino investigare di persona. Ma fu veloce. Le mani furono di nuovo inerti. Le lunette dapprima bianco-azzurrognole alla base delle unghie avevano assunto ora un intenso color viola melanzana. Un filo di fumo saliva dalle guance ancora bagnate della soluzione salina di cui era impregnata la spugna e delle sue lacrime. Le ultime lacrime di John Coffey. Capitolo 11. Tenni duro fino a quando tornai a casa. Ormai era l'alba e gli uccelli cantavano. Parcheggiai la mia Ford, smontai, salii i gradini dell'ingresso sul retro e fu lì che mi colpì un dolore che nella mia vita sarebbe stato superato solo una volta. A procurarmelo fu il pensiero della sua paura del buio. Ricordai la prima volta che l'avevo visto, quando mi aveva chiesto se di notte lasciavamo una luce accesa, e le gambe mi tradirono. Mi sedetti sugli scalini, chinai la testa sopra le ginocchia e piansi. E non mi parve che quel pianto fosse solo per John, ma per tutti noi. Janice uscì a sedersi accanto a me, mi posò un braccio sulle spalle. «Non gli avete fatto male più di quanto fosse strettamente necessario, vero?» Glielo confermai con un cenno della testa. «E lui voleva andarsene?» Annuì. «Vieni dentro», disse lei, aiutandomi ad alzarmi. Mi fece pensare a come John mi aveva aiutato ad alzarmi dopo che avevamo pregato insieme. «Vieni dentro, bevi un sorso di caffè». Così feci. La prima mattina passò, e il primo pomeriggio, poi il primo turno di lavoro. Il tempo si prende tutto, che tu lo voglia o no. Il tempo si prende tutto, il tempo lo porta via, e alla fine c'è solo oscurità. Talvolta incontriamo altri in quell'oscurità e talvolta li perdiamo di nuovo là dentro. È tutto quello che so, salvo che tutto questo avvenne nel 1932, quando il penitenziario statale era ancora a Cold Mountain. E anche la sede elettrica, naturalmente. Capitolo 12. Verso le 2:15 del pomeriggio è venuta l'amica Helen Connelly a trovarmi in veranda.
dove sedevo con le ultime pagine della mia storia ben ordinate davanti a me. Era molto pallida in viso e aveva le palpebre inferiori lucide. Credo che avesse pianto. Dal canto mio avevo guardato. Nient'altro. Guardavo dalle vetrate le colline a est, con un pulsare ritmico nella mano destra, giù fino al polso. Ma era un battito pacifico a modo suo. Mi sentivo svuotato, sgusciato. Una sensazione che era allo stesso tempo terribile e bella. Mi è stato arduo incrociare lo sguardo con quello di Hélène. Temevo l'odio e il disprezzo che avrei potuto trovare nei suoi occhi. Ma non vi lessi sentimenti negativi. Tristezza e perplessità, ma nessun rimprovero. Non odio, non disprezzo. E non incredulità. «Vuoi il resto della storia?» le ho chiesto. Ho battuto con la mano dolente la mia piccola pila di fogli. «È qui, ma sta tranquilla che capisco se mi dici che non è questione di quello che voglio. È che devo sapere com'è finita, anche se non vedo come potreste non averlo giustiziato. Temo che l'intervento della provvidenza, quella con la P maiuscola, sia molto sopravvalutato nella vita dei comuni mortali. Ma prima di prendere quelle pagine, Paul...» Si è interrotta come se non sapesse come proseguire. Io ho aspettato. Certe volte non si può aiutare il prossimo. Certe volte è meglio non provarci nemmeno. Paul, qui scrivi come se nel 1932 tu avessi due figli grandi. E non solo uno, due. Se non hai sposato la tua Janice quando tu avevi 12 anni e lei 11 o qualcosa del genere... Io ho sorriso un po'. Ci siamo sposati giovani, come succede spesso tra la gente di montagna, come è stato anche per mia madre, ma non così giovani. Allora, quanti anni hai? Ho sempre creduto che avessi poco più di 80 anni, su per giù come me. Forse qualcosa di meno, ma a leggere qui ho compiuto 40 anni l'anno in cui John ha fatto il miglio verde, ho risposto. Sono del 1892, il che significa che ho 104 anni, se so ancora far di conto. Lei mi ha fissato senza parole. Le ho porto il resto del manoscritto, ricordando ancora una volta come John mi aveva toccato laggiù nella sua cella. Non esploderai, aveva detto, con un mezzo sorriso a quell'idea, e io non ero esploso. Ma mi era successo lo stesso qualcosa. Qualcosa di duraturo. Leggi il resto. Le poche risposte che ho sono tutte qui dentro. Va bene. Ho un po' paura, inutile che cerchi di nasconderlo, ma... va bene. Dove ti trovo? Mi sono alzato, mi sono sgranchito le membra, ho sentito lo scricchiolio nella schiena. Un fatto di cui mi sentivo più che sicuro era che non sopportavo più la veranda. Giù al campo di croquet. C'è ancora una cosa che voglio mostrarti ed è in quella direzione. Una cosa che fa paura? Nella sua espressione timida ho visto la bambina che era stata ai tempi in cui gli uomini portavano capelli di paglia d'estate e giacconi di pelliccia di procione d'inverno. No, niente che faccia paura. D'accordo. Ha preso i miei fogli. Me li porto in camera. Ci vediamo al campo di croquet verso... Ha sfogliato il manoscritto per valutarne la lunghezza. Le 4. Ti va bene? Perfetto. Ho detto io, pensando al troppo curioso Brad Dolan. A quell'ora avrebbe dovuto essere già andato via. Lei mi ha lasciato dopo avermi stretto appena appena al braccio. Io sono rimasto lì ancora un momento a contemplare il tavolo, a registrare il fatto che era di nuovo sgombro, a parte il vassoio della prima colazione che mi aveva portato Hélène quella mattina. Finalmente tutti i miei fogli non c'erano più. Non so perché, ma non riuscivo a credere di aver finito. E, come potete constatare anche voi, dato che tutto quanto segue l'ho scritto dopo aver raccontato dell'esecuzione di John Coffey e aver consegnato a Hélène l'ultimo mazzetto di pagine, finito non avevo. E già in quel momento sotto sotto sapevo perché. Alabama. Mi sono intascato l'ultimo pezzetto di pane brustolito rimasto sul vassoio. Ho sceso le scale e sono uscito nel campo da croquet. Lì mi sono seduto al sole a guardare una mezza dozzina di coppie e un quartetto, lento ma allegro, vagare per il campo con le loro mazze, immerso nei miei pensieri da vecchio, mentre mi lasciavo scaldare le ossa da vecchio.
Verso le 3:15 sono cominciati ad apparire dal piazzale di parcheggio i dipendenti del turno dalle 3 alle 11, e alle 3 se ne sono andati quelli del turno diurno. Per lo più si sono allontanati in gruppetti, ma ho notato Brad Dolan che usciva da solo. È una circostanza che mi ha rallegrato. Forse il mondo non è andato ancora tutto quanto alla malora. Da una tasca posteriore gli spuntava uno di quei suoi giornaletti di barzellette. Il sentiero che porta al parcheggio rasenta il campo da croquet, così mi ha visto, senza però beneficiarmi né di un gesto né di una smorfia. A me andava benissimo così. È montato sulla sua vecchia Chevrolet con la scritta «Ho visto Dio ma non me la sono presa» sul paraurti, ed è partito alla volta del luogo ignoto dove va a rifugiarsi quando non è qui, lasciandosi dietro una scia sottile di olio per motore comprato a qualche hard discount. Verso le 4 è arrivata Helen, come aveva promesso. A giudicare dagli occhi aveva spremuto ancora qualche lacrima. Mi ha abbracciato e mi ha stretto forte. Povero John Coffey. E povero anche Paul Edgecomb. Povero Paul, mi è sembrato di sentir dire a Jen. Povero uomo. Helen ha cominciato a piangere di nuovo. Io l'ho tenuta fra le braccia, lì sul campo da croquet, negli ultimi raggi del sole. Le nostre ombre sembravano danzare. Forse nel salone da ballo immaginario di cui solevamo ascoltare la radio a quei tempi. Dopo un po' si è ricomposta e si è staccata da me. Ha trovato un fazzoletto di carta nella tasca del vestito e si è asciugata gli occhi. Che cosa è stato della moglie del direttore, Paul? Che fine ha fatto Melly? Fu considerato il caso più straordinario dell'epoca, almeno dei medici dell'ospedale di Indianola. Ho risposto. L'ho presa a braccetto e mi sono avviato con lei verso il sentiero che si distacca dal parcheggio dei dipendenti e si inoltra nel bosco, verso la baracca a ridosso del muro di cinta che divide Georgia Pines dal mondo della gente più giovane di noi. Morì, ma di arresto cardiaco, non di tumore cerebrale. Si spense 10 o 11 anni dopo, nel 43 mi pare. Hal morì di un colpo nei giorni dell'attacco a Pearl Harbor. Per quel che ricordo potrebbe essere stato il giorno stesso. Dunque lei gli è sopravvissuta per 2 anni. Com'è strano il destino. E Janice? Non mi sento preparato a parlarne oggi. Te lo racconto un'altra volta. Promesso? Promesso. Ma è stata una promessa che non ho mai mantenuto. 3 mesi dopo il giorno in cui ci recammo nel bosco insieme, l'avrei tenuta per mano se non avessi avuto paura di farle male a quelle dita contorte e gonfie. Helen Connelly si è spenta pacificamente nel suo letto. Come per Melinda Moores, la sua scomparsa è avvenuta in seguito a un infarto. L'inserviente che l'ha trovata ha detto che il suo viso era sereno, come se fosse stato improvviso e senza molto dolore. Spero che abbia avuto ragione. Amavo Helen. E mi manca. Lei, e Janice, e Brutal, e tutti gli altri. Siamo giunti alla seconda baracca lungo il sentiero, quella più vicino al muro. Era nel fondo di un recesso di pini nani, con un disegno d'ombre che merlettavano e screziavano il tetto pericolante e le assi inchiodate sulle finestre. Helen mi trattenne impaurita. «Non temere!» la tranquillizzai. «Fidati, vieni!» Alla porta mancava il chiavistello, di cui rimanevano solo gli anelli di scorrimento, nei quali, per tenerla chiusa, avevo inserito un pezzo di cartone ripiegato. Ho sfilato il mio chiavistello di fortuna e sono entrato nella baracca, lasciando la porta completamente spalancata perché all'interno era tutto buio. «Paul, che cosa... Oh... Oh!» Quella seconda esclamazione è stata quasi un grido. Su un lato c'era un tavolo, spinto contro la parete. Su di esso una torcia e un sacchetto di carta. Sul pavimento c'era una scatola di sigari Hav a Tampa, che avevo rimediato dall'uomo che veniva a rifornire distributori automatici di bibite e caramelle. Mi ero raccomandato a lui, e siccome la ditta per cui lavora vende anche prodotti per fumatori, non gli era stato difficile procurarmela. Gli avevo offerto di pagare per un oggetto considerato di grande valore ai tempi in cui lavoravo a Cold Mountain, come devo avervi spiegato, e lui si era messo a ridere. Dal bordo della scatola ci fissavano 2 occhietti luccicanti come goccioline di petrolio. «Signor Jingles, vieni qui. Vieni qui, vecchio mio, che ho una signora da presentarti». Mi sono acquattato, nonostante il dolore, e gli ho teso la mano.
Allora ho pensato che questa volta non sarebbe riuscito a scavalcare il bordo della scatola. Invece, dopo un momento di incertezza, riuscì a balzar fuori. È caduto su un fianco, si è rimesso sulle zampe ed è venuto verso di me. Correva trascinando un po' delle sue zampe posteriori. Le conseguenze della ferita inflittagli da Percy si erano acuite nella sua terza età, la sua terza o quarta età. A parte la testolina e la punta della coda, il pelo gli era diventato tutto grigio. Mi è saltato nella mano. L'ho sollevato e lui ha proteso il collo, annusandomi l'alito con le orecchie schiacciate all'indietro e gli occhietti avidi. Allora ho girato la mano verso Len, che contemplava il topolino con gli occhi sgranati dallo stupore e le labbra dischiuse. «No, non può essere», ha mormorato alzando gli occhi su di me. «Oh, Paul, non... no, non può essere! Guarda prima!» Dal sacchetto sul tavolo ho preso un rocchetto che avevo colorato io stesso. Non con dei pastelli, bensì con pennarelli evidenziatori. Un'invenzione che nel 1932 non ci si sognava neppure. Il risultato però era il medesimo. Era sgargiante e variopinto, come era stato quello di Del. Forse anche più bello. «Messieurs et madame», ho pensato, «bienvenue à Cirque du Musée!» Mi sono accosciato di nuovo e il signor Jingles mi è saltato giù dalla mano. Era vecchio, ma non meno fanatico di un tempo. Dall'attimo in cui avevo preso il rocchetto, non aveva occhi che per esso. L'ho fatto rotolare sul pavimento tutto irregolare della baracca e lui subito a rincorrerlo. Non con la velocità di un tempo, e faceva male vedere come trascinava l'arto ferito, ma perché avrebbe dovuto essere veloce o sicuro nel passo? Come ho detto, era vecchio. Un Matusalemme di topo. 64 anni almeno. Ha raggiunto il rocchetto che aveva urtato la parete di fondo rimbalzando all'indietro. Ci ha girato intorno, poi si è sdraiato sul fianco. Elena ha fatto per avvicinarsi e io l'ho trattenuta. Dopo un momento il signor Jingles si è rialzato. Adagio. Molto adagio. Ha cominciato a spingere verso di me il rocchetto con il naso. Quando era riapparso, l'avevo trovato riverso più o meno la stessa maniera sugli scalini che salivano in cucina, come se avesse compiuto un lungo viaggio o fosse sfinito, era ancora capace di spingere il rocchetto con le zampe come faceva tanti tanti anni prima al Miglio Verde. Ora gli era precluso, le zampe posteriori non lo reggevano più. Non di meno il suo naso era più abile che mai, era solo costretto a spostarsi da una parte all'altra del rocchetto per mantenerlo sulla sua rotta. Quando è arrivato da me, io ho preso lui in una mano, non più di una piuma, e il rocchetto nell'altra. I suoi occhietti scintillanti non lo abbandonarono mai. «Non farglielo fare di nuovo, Paul», mi ha pregato Helen con la voce rotta. «Non sopporto di guardarlo». Ho capito che cosa intendeva, ma ho pensato che sbagliasse a chiederlo. Lui era felice di correre a riprendere il rocchetto. Dopo tanti anni gli piaceva ancora da matti come all'inizio. Fossimo tutti così fortunati nelle nostre passioni. «Nel sacchetto ci sono anche delle mentine. Canada Mints. Credo che gli piacciono ancora. Se gliene avvicino una non smette più di annusare. Ma gli sono diventate indigeste, non può più mangiarle. Così gli porto del pane abbrustolito». Mi sono abbassato di nuovo. Ho staccato un pezzetto della fetta che avevo portato con me dalla veranda e l'ho posato sul pavimento. Il signor Jingles l'ha annusato, poi l'ha preso con le zampette e ha cominciato a sgranocchiarlo. Teneva la coda elegantemente arrotolata intorno al corpo. Quando ha finito ha alzato il muso verso di me, come chiedendone ancora. «Certe volte noi altri vecchietti riveliamo un appetito sorprendente», ho commentato passando il pane tostato a Helen. «Prova tu!» Lei mi ha spezzato un altro frammento e l'ha lasciato cadere per terra. Il signor Jingles si è avvicinato, ha annusato, ha guardato Helen, poi ha preso il boccone e ha cominciato a mangiarlo. «Visto? Sa che non sei una stagionale. Da dove è arrivato, Paul? Non ne ho idea. Un giorno che sono uscito per una delle mie passeggiate mattutine, l'ho trovato disteso sui gradini della cucina. L'ho riconosciuto subito, ma giusto per essere sicuro ho preso un rocchetto del cestino per il cucito che tengono in lavanderia e gli ho procurato una scatola da sigari. L'ho foderata con il materiale più morbido che sono riuscito a rimediare. È come noi, Ellie. Credo per il più del tempo un prolungato interminabile acciacco.
Però non ha perso il piacere di vivere. Gli piace il suo rocchetto e gli piace ancora quando viene a trovarlo il suo vecchio compagno dei tempi del penitenziario. Per 60 anni ho tenuto dentro di me la storia di John Coffey, 60 e più, e ora l'ho raccontata. Mi è venuta una mezza idea che sia arrivato fin qui proprio per questo, per farmi sapere che dovevo sbrigarmi a raccontarla finché c'era ancora tempo. Perché io sono come lui. Ci sto arrivando. Arrivando dove? Oh, lo sai. Ho risposto, e per un po' siamo rimasti a guardare il signor Jingles in silenzio. Poi, per nessun motivo che potrei immaginare, ho lanciato di nuovo il rocchetto, sebbene Hélène mi avesse pregato di non farlo. Forse solo perché in un certo senso rincorrere il rocchetto era l'equivalente della versione lenta e tutta cautela della sessualità tra persone anziane. Forse voi non avete voglia di guardarli? Voi che siete giovani e convinti che quando giungerete nella vostra terza età, nel vostro caso sarà realizzata un'eccezione, ma loro hanno ancora voglia di farlo. Il signor Jingles è partito di nuovo alla rincorsa del rocchetto e si vedeva che soffriva, ma altrettanto chiaramente, almeno agli occhi miei, si vedeva tutta la sua antica gioia fanatica. «Finestre di mica», ha bisbigliato lei, guardandolo arrancare. «Finestre di mica», ho ripetuto io sorridendo. «John Coffey ha toccato il topo come ha toccato anche te. Quella volta non ti ha solo guarito da qualche malanno che avevi, ti ha reso... come... resistente. Possiamo benissimo dire così. Resistente alle cose che prima o poi abbattono tutti noi come alberi invasi dalle termiti. Tu e lui, il signor Jingles. Quando ha preso il signor Jingles tra le mani? Infatti... è qualcosa che viene dal potere misterioso che agiva tramite John. Così la penso io, comunque. E ora finalmente si sta esaurendo. Le termiti hanno aperto un varco nella nostra corteccia. Hanno impiegato un po' di più del solito, ma ce l'hanno fatta. Avrò forse qualche anno ancora. Gli uomini vivono ancora più a lungo dei topi, mi pare. Ma l'ora del signor Jingles sta per scoccare. Ha raggiunto il rocchetto, ci ha girato intorno zoppicando, è caduto su un fianco con il fiato corto, vedevamo i movimenti della sua respirazione percorrergli la pelliccia grigia come increspature sull'acqua, poi si è rialzato e ha cominciato a spingerlo piano piano con il naso. Il suo pelo era ingrigito, il suo passo era insicuro, ma le goccioline di petrolio che aveva per occhi scintillavano più che mai. «Tu pensi che volesse farti scrivere quello che hai scritto? È così, Paul?» «Non proprio il signor Jingles, non tanto lui, quanto la forza che...» «Ah, Poli! E anche Hélène Connelly!» ha esclamato una voce dalla porta spalancata. Era carica di orrore sarcastico. «In poca carne molte ossa! Che diamine ci fate voi due quaggiù?» Mi sono girato non proprio sorpreso di vedere Brad Dolan nel riquadro della porta. Sogghignava come fa solo chi è sicuro di averti incastrato per bene. Quanta strada aveva compiuto quando era smontato da lavoro? Forse era arrivato solo al Wrangler per una birra o due o quattro salti prima di tornare indietro. «Fuori!» ha risposto Hélène, gelida. «Fuori subito!» «Ehi, non venire a dire a me di uscire, vecchia troia rattrappita!» l'ha apostrofata lui senza smettere di sogghignare. «Forse potrai fare la voce grossa quando siamo su all'ospizio, ma non ci siamo adesso. Qui siamo dove non dovete essere. Qui a voi è proibito venire. Cos'è, Poli, il vostro piccolo nido d'amore? Ci ho preso? Un piccolo geronto scannatoio?» Poi ha sbarrato gli occhi, vedendo finalmente l'inquilino della baracca. «Che cazzo!» Non mi sono girato a guardare, sapevo a che cosa si riferiva da una parte. Dall'altra, il passato aveva improvvisamente raggiunto il presente, consolidandosi in un'unica immagine terribile, tridimensionale nella sua realtà. Non c'era più Brad Dolan fermo su quella soglia, ma Percy Wetmore. Da lì a un attimo si sarebbe lanciato sul signor Jingles, che non poteva più sperare di sfuggirgli, per schiacciarlo sotto il tacco, e questa volta non c'era un John Coffey a riportarlo indietro dal ciglio della morte. Come non c'era stato un John Coffey quando avevo avuto bisogno di lui in quel giorno di pioggia in Alabama.
Mi sono alzato, questa volta senza avvertire alcun dolore nelle articolazioni e nei muscoli, e sono corso verso di lui. Lascialo stare! Lascialo stare, Percy, o per Dio! Perché mi chiami Percy? Mi ha chiesto lui, spedendomi all'indietro con uno spintone, che per poco non mi fece ruzzolare. A dispetto del male che deve aver provato, Helen mi ha soccorso per evitarmelo. E non è nemmeno la prima volta. E poi smettila di fartela nelle brache, che non te lo tocco. Non c'è bisogno. Quel roditore è già cadavere. Allora mi sono voltato pensando che il signor Jingles fosse sdraiato sul fianco a riprendere fiato, come faceva ogni tanto. Sì, era su un fianco. Ma quell'incresparsi del pelo era cessato. Ho cercato di persuadermi di vederlo ancora, ma Helen è scoppiata in singhiozzi accorati. Si è chinata con una smorfia di dolore e ha raccolto da terra il topo che avevo visto per la prima volta al Miglio Verde avvicinarsi al tavolo di servizio impavido come un uomo che si avvicina ai suoi pari o a un gruppo di amici. Ora era inerte, nella mano di Helen. I suoi occhi erano opachi e fissi. Era morto. Dolan ha fatto un sorriso che sembrava un ringhio, mostrando denti che non conoscevano dentista. Poveri noi! Abbiamo appena perso il coccolo di famiglia? Dobbiamo organizzare un funeralino con fiori di carta e... Silenzio! Gli ha gridato Helen, investendolo in modo così perentorio e violento da indurlo a fare un passo indietro, mentre il sorriso gli moriva sulle labbra. Fuori di qui! Fuori di qui o non avrai un solo giorno ancora da lavorare in questo posto! Non un'ora, te lo giuro! Non riuscirai ad arraffare nemmeno un tozzo di pane a una mensa per poveri! Ho mormorato io, ma così piano che nessuno dei due mi ha udito. Non potevo distogliere gli occhi dal signor Jingles, inerte nella mano di Helen, come la più piccola pelliccia d'orso di questo mondo. Brad è stato sul punto di reagire, di sfidarla a provarci. Non aveva tutti i torti, perché la baracca era preclusa ai detenuti di Georgia Pines, lo sapevo anch'io, ma alla fine non ha trovato il coraggio necessario. Sotto sotto era un vigliacco, non meno di Percy. E può darsi che avesse controllato e accertato che davvero Helen aveva un nipote in posizione da nuocere. Ma forse soprattutto la sua curiosità era stata appagata. La sua sete di sapere soddisfatta, e dopo tanto arrovellarsi, il mistero si era rivelato poca cosa. Nella baracca aveva preso alloggio un topolino al quale un vecchietto si era affezionato. Ora il topolino era schiattato, gli era scoppiata un'arteria o qualcosa mentre spingeva un rocchetto variopinto. Non capisco perché bisogna scaldarsi tanto. Vi comportate come se fosse un cane o che so io. Fuori! Fuori, razza di ignorante! Se in quella testa c'è un po' di cervello e roba di cui vergognarsi! Lui è arrossito, punteggiandosi di un colore più acceso là dove l'acne gli aveva segnato la pelle quando era adolescente. A giudicare dalla quantità di macchioline doveva averne sofferto parecchio. Me ne vado, ma quando domani mattina tornerai qui, Poli, troverai un lucchetto nuovo su questa porta. Questo posto è vietato ai residenti e la qui presente signora puzza sotto il naso può dire tutte le porcate che vuole sul mio conto. Guardate quel pavimento, le assi sono tutte marce. Se vi capita che una ceda, vi ritrovate con le gambe spezzate come grissini. Perciò prendete pure quel topo morto se vi sta tanto a cuore e uscite da qui. Da questo momento la baracca dell'amore è chiusa. Si è girato e si è incamminato con l'atteggiamento di chi è convinto di essersi meritato almeno un pareggio. Ho aspettato che fosse lontano, poi ho prelevato dolcemente il signor Jingles dalla mano di Helen. Gli occhi mi si sono posati per caso sul sacchetto con le mentine e a quel punto ho ceduto. Ho sentito arrivare le lacrime. Non so, ma... mi sembra che di questi giorni mi accade di più piangere facilmente. «Mi aiuti a seppellire un vecchio amico?» ho chiesto Helen, quando i passi pesanti di Brad Dolan erano ormai lontani. «Sì, Paul.» Mi ha fatto scivolare un braccio intorno alla vita e mi ha appoggiato la testa alla spalla. Con un dito vecchio e deforme ha accarezzato il fianco immobile del signor Jingles. «Ne sarò felice.» Così abbiamo preso una paletta dal ripostiglio degli attrezzi da giardinaggio e abbiamo seppellito il topolino di Del nelle ombre pomeridiane che si andavano allungando tra gli alberi. E mi sono ritrovato a pensare proprio a Del quando si era inginocchiato a mani giunte sul tappeto verde del mio ufficio, con il cranio calvo che scintillava nella luce artificiale,
Del che aveva chiesto che ci si prendesse cura del signor Jingles, che si impedisse a quell'uomo cattivo di fargli ancora del male. Solo che c'è una persona cattiva che alla fine fa male a tutti noi. Non è vero? Paul, mi ha chiamato Helen. Nella sua voce c'erano insieme affetto e stanchezza. Anche scavare una fossa con una paletta e adagiarci un topo per il suo ultimo riposo deve essere un'impresa non da poco per una coppia di vecchietti come noi. Stai bene? La tenevo per la vita. L'ho stretta. Sì, ho risposto. Guarda, guarda, sarà un bellissimo tramonto. Ti va se restiamo fuori a guardarlo? Mi va moltissimo, le ho risposto. E siamo rimasti lì sul prato per un bel po', tenendoci per la vita l'uno con l'altro. Prima a guardare i colori accendersi nel cielo, poi a guardarli spegnersi in cenere. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Capitolo 13. 1956. Alabama nella pioggia. La nostra terza nipote, una bella ragazza di nome Tessa, si stava laureando all'Università della Florida. Ci andammo con un pullman della Greyhound. Avevo 64 anni all'epoca, un giovincello. Jen ne aveva 59 ed era più bella che mai. Per me almeno. Eravamo in ultima fila e lei mi rimproverava per non averle acquistato una macchina fotografica nuova con cui immortalare il grande evento. Ho aperto la bocca per risponderle che avevamo un giorno intero per andare a far compere quando fossimo arrivati e che le avrei comprato una macchina nuova se la voleva. Avevamo con noi abbastanza soldi per qualche extra, ma soprattutto pensavo che mi rimproverava perché era stufa del viaggio e non le piaceva il libro che stava leggendo, un giallo di Perry Mason. Quello è il momento in cui tutto nella mia memoria diventa bianco per un po', come una pellicola rimasta sotto il sole. Ricordate quell'incidente? Ci saranno alcuni fra coloro che stanno leggendo queste pagine che se lo ricordano, ma non molti. Eppure all'epoca finì in prima pagina da un capo all'altro del paese. Eravamo nei pressi di Birmingham, sotto un acquazzone. Janice si lamentava della sua vecchia macchina fotografica e scoppiò una gomma. Il pullman zigzagò sul fondo viscido e fu investito lateralmente da un autocarro che trasportava fertilizzante. L'autocarro schiacciò il pullman contro la spalla di un cavalcavia a più di 100 km orari, lo accartocciò contro il cemento e lo spezzò in due. Due tronconi scintillanti di lamiera e pioggia piroettarono in due direzioni opposte e quello con il serbatoio pieno di gasolio esplose, alzando nel cielo grigio una vampata in cui si mescolavano rosso e nero. Un attimo prima Janice recriminava sulla sua vecchia Kodak e un attimo dopo io mi ritrovavo disteso nella pioggia dall'altra parte del cavalcavia a guardare un paio di mutandine di nylon blu uscite da una valigia. Ricamata con del filo nero c'era la scritta mercoledì. C'erano altre valigie dappertutto, sfondate, e corpi, e pezzi di corpi. Viaggiavano 73 persone su quel pullman e solo 4 sopravvissero all'incidente. Io ero uno dei superstiti, l'unico che non fosse gravemente ferito. Mi alzai e girai tra le valigie squarciate e le persone smembrate, invocando il nome di mia moglie. Tirai un calcio a una sveglia, questo lo ricordo, e ricordo di aver visto il cadavere di un ragazzo sui 13 anni su un letto di vetri, con un paio di scarpe da corsa ai piedi e privo di mezza faccia. La pioggia mi bagnava la testa, poi finì sotto il cavalcavia e per un po' non la sentii. Quando uscii dall'altra parte c'era di nuovo, a martellarmi sulle guance e sulla fronte. Vicino alla cabina distrutta dell'autocarro rovesciato vidi Jen. La riconobbi dal vestito rosso. Ne aveva solo un altro più elegante di quello, lo aveva conservato per la cerimonia di consegna del diploma, naturalmente. Non era ancora morta. Ho spesso pensato che sarebbe stato meglio per me, se non per lei, se fosse rimasta uccisa sul colpo. Mi avrebbe forse dato la possibilità di lasciarla andare via un po' prima, o con un po' più di naturalezza. O forse mi sto solo illudendo. So con certezza però di non averla mai lasciata andare via, non del tutto. Tremava.
aveva perso una scarpa e vedevo il suo piede che si muoveva. Aveva gli occhi aperti, ma spenti, quello di sinistra pieno di sangue, e mentre mi buttavo in ginocchio accanto a lei in quella pioggia che sapeva di fumo, riuscivo a pensare solo che la stavano folgorando, che la stavano uccidendo con la corrente elettrica e che io dovevo staccarla prima che fosse troppo tardi. Aiuto! Aiuto, che qualcuno mi aiuti! Non mi aiutò nessuno. Non arrivò nessuno. La pioggia batteva insistente, una pioggia dura e penetrante che mi appiattì i capelli ancora neri sulla testa, e io la tenni tra le braccia e non venne nessuno. I suoi occhi inespressivi mi guardavano con una sorta di intensità stordita e da dietro la testa sfondata il sangue gli usciva come un fiume in piena. Accanto a una mano scossa dagli spasmi c'era un pezzo di metallo cromato con le lettere Grey. Poco distante c'era all'incirca un quarto di quello che era stato un uomo d'affari in abito marrone. Aiuto! Aiuto! Gridai di nuovo e mi girai verso il cavalcavia e lì vidi John Coffey nascosto tra le ombre. Un'ombra anche lui, un uomo gigantesco con grandi braccia penzoloni e testa calva. John! Oh John, aiutami, ti prego, aiuta Janice! La pioggia mi entrò negli occhi. Me ne liberai sbattendo le palpebre e John non c'era più. Vedevo le ombre in cui mi era sembrato di vederlo, ma non erano solo ombre, ne sono sicuro. Lui c'era. Forse solo un fantasma, ma era stato lì, sotto la pioggia che gli si mescolava sul viso con l'incessante fluire delle sue lacrime. Morì tra le mie braccia, nella pioggia vicino a quell'autocarro di fertilizzante, con l'odore del gasolio bruciato che mi riempiva il naso. Non ci fu alcun momento di coscienza, gli occhi che ritrovavano un palpito di brillantezza, le labbra che formulano un'ultima bisbigliata dichiarazione d'amore. Avvertì una specie di contrazione nel corpo che tenevo tra le mani, una sorta di fremito. Poi, più nulla. Allora ripensai a Melinda Morse. Per la prima volta dopo tanti anni, Melinda seduta sul letto dove, secondo tutti i medici dell'ospedale di Indianola, sarebbe dovuta morire. Melinda Morse, fresca e riposata, che osservava John Coffey con occhi vividi e perplessi. Melinda che diceva: «Ho sognato che giravi senza meta nel buio e che c'ero anch'io. Poi ci siamo trovati». Posai la povera testa maciullata di mia moglie sul fondo bagnato dell'interstatale. Mi alzai in piedi, senza difficoltà perché avevo solo un taglietto sulla mano sinistra, e urlai il suo nome alle ombre del cavalcavia. John! John Coffey! Dove sei, ragazzone? Mi incamminai verso quelle ombre, spostando con un calcio un orsacchiotto con il pelo sporco di sangue, un paio di occhiali con montatura metallica e una lente fracassata, una mano con un anello di granato al mignolo. Hai salvato la moglie di Al, perché non la mia? Perché non Janice? Perché non la mia Janice? Nessuna risposta, solo l'odore del gasolio che bruciava e dei corpi che bruciavano. Solo la pioggia che cadeva incessante dal cielo grigio e tamburellava sul cemento mentre mia moglie era riversa morta, sulla strada dietro di me. Nessuna risposta allora e nessuna risposta adesso. Ma naturalmente nel 1932 John Coffey non aveva salvato solo Melly Morse, il topo di Del, il topolino che sapeva fare quel numero virtuoso con il rocchetto e sembrava cercare Del ben prima che il cajun arrivasse, ben prima che arrivasse John Coffey, se per questo. John aveva salvato anche me e anni dopo, mentre sotto la pioggia dell'Alabama cercavo un uomo che non c'era nelle ombre sotto un cavalcavia, fermo tra bagagli e cadaveri straziati, imparai una terribile lezione. Certe volte non c'è assolutamente differenza tra salvezza e dannazione. Avvertì l'una o l'altra effondersi dentro di me mentre sedevamo insieme sulla sua branda il 18 novembre 1932. Sgorgare da lui e infondermi la forza misteriosa che aveva dentro di sé, passare dall'unione delle nostre mani in un modo che il nostro amore, le nostre speranze e buone intenzioni non potranno mai. Una sensazione che cominciava come un formicolio e si trasformava poi nella possenza di una marea, una forza al di là di ogni cosa abbia sperimentato prima o avrei sperimentato poi.
Dopo di allora non ho mai avuto una polmonite o un'influenza. Che dico, nemmeno una faringite. Non ho mai più avuto infezioni alle vie urinarie, ma nemmeno un tanto di taglio infetto. Ho avuto raffreddori, ma sporadici, a distanza di 6 o 7 anni l'uno dall'altro, e sebbene si dica che chi è più refrattario ai raffreddori spesso quando li subisce ne contrae di violenti, a me non è mai accaduto. Una volta, tempo fa, in quell'anno orrendo del 1956, ho espulso un calcolo. E sebbene capisco che possa sembrare bizzarro a chi legge queste pagine, nonostante tutto quello che ho detto, ho trovato piacere fisico nel dolore sofferto mentre lo espellevo. È stato l'unico dolore autentico da me patito dai tempi dei guai avuti al mio sistema idraulico, 24 anni prima. Le malattie che si sono portate via i miei amici e i miei cari coetanei a uno, finché di loro non me ne resta nessuno, i guasti mortali al sistema cardiovascolare, i tumori, gli infarti, le malattie del fegato, quelle del sangue, hanno risparmiato me. Hanno cambiato strada per evitarmi, come chi è alla guida di un'automobile sterza per evitare un cervo o un procione in mezzo alla sua via. Il solo incidente grave in cui sono rimasto coinvolto mi ha lasciato illeso, se non per un graffio alla mano. Nel 1932 John Coffey mi inoculò vita, mi folgorò di vita, si potrebbe dire. Verrà anche la mia ora, questo è ovvio, quale illusione possa aver avuto di immortalità è morta con il signor Jingles, ma avrò desiderato la morte molto prima di quando mi troverà. A voler essere sincero la desidero già ora e non ho più smesso di desiderarla da quando mi ha lasciato Elaine Connelly. È proprio necessario dirvelo. Ripasso queste pagine, sfogliandole con le mani maculate e tremanti, e mi domando se contengono qualche significato, come quei libri che si vuole siano edificanti. Ripenso ai sermoni della mia infanzia, alle reboanti affermazioni della Chiesa di lode a Gesù il Signore Onnipotente, e ricordo che i predicatori solevano dire che l'occhio di Dio osserva il passerotto che egli vede e sorveglia anche l'infima delle sue creazioni. Quando penso al signor Jingles e alle schegge di legno che abbiamo trovato in quel foro nella trave, mi dico che è proprio così. E tuttavia questo stesso Dio ha sacrificato John Coffey, che aveva solo tentato di fare del bene nel suo modo confuso, con la ferocia con cui i profeti del Vecchio Testamento sacrificavano un agnello impotente, nella stessa maniera in cui Abramo avrebbe sacrificato il proprio figliolo, se veramente così gli fosse stato imposto. Penso a John che mi diceva che Wharton aveva ucciso le gemelline con l'amore che le univa, e che questo avviene ogni giorno in tutto il mondo. Se avviene, Dio lascia che avvenga. E quando noi diciamo «Io non capisco», Dio risponde «Non mi importa». Penso al signor Jingles che muore mentre io sono girato dall'altra parte e la mia attenzione è usurpata da un uomo insensibile, la cui emozione più viva è una specie tutta sua di vindice curiosità. Penso a Janice, che scandisce tremando i suoi ultimi secondi di vita inconsapevole nella pioggia, tra le mie braccia. «Basta», cercai di dire a John quel giorno nella sua cella. «Lasciami andare le mani, finisco annegato se non mi lasci, o annego o esplodo». «Non esploderai», disse lui, leggendo il mio pensiero e sorridendo a quell'idea. «E la cosa orribile è che è andata così. Non sono esploso. Mi resta almeno un malanno da vecchio. Soffro di insonnia. Nel cuore della notte, sdraiato sul mio letto, ascolto i rumori umidicci e disperati di uomini e donne infermi che si scavano a colpi di tosse la discesa nella vecchiezza. Qualche volta sento un campanello, o lo scricchiolio di una scarpa in corridoio, o il televisorino della signora Jevitz sintonizzato sul notiziario di tarda notte. Me ne sto qui, sdraiato sul mio letto, e se la luna si affaccia alla mia finestra, la guardo. Me ne sto qui sdraiato e penso a Brutal, e a Dean, e qualche volta a William Wharton che dice «Hai ragione, negro, cattivissimo!» Penso a Delacroix che dice «Guarda, capo Edgecombe, ho insegnato un trucco nuovo al signor Jingles!» Penso a Hélène, sulla soglia della veranda che ordina a Brad Dolan di lasciarmi stare. Talvolta mi assopisco e vedo quel cavalcavia nella pioggia. Vedo John Coffey sotto la sua volta, nell'ombra. Non è mai un'illusione ottica in questi miei piccoli sogni. È sempre lui, davvero, il mio ragazzone, laggiù a guardare.
me ne sto qui sdraiato e aspetto. Penso a Jagis, a come l'ho perduta, a come mi si è sciolta di rosso tra le dita nella pioggia, e aspetto. Tutti noi dobbiamo morire, non ci sono eccezioni, lo so, ma certe volte, oddio, il miglio verde è così lungo.